l'anticipo del campionato di Serie A. Un viaggio lungo come dalla Cassola al riso cantonese, come dalla brillantina di Peppino Meazza alle treccine di Ruud Gullit, come da Suning e Yongong Lee a Massimo Moratti e Silvio Berlusconi. A suo modo però un derby storico che invade un pianeta abitato da 1.400.000.000 di persone, ma pur sempre una partita di calcio che è il cuore stesso, la storia di questa città. Una parola sola: Inter Milan. Buon sabato, gentili ascoltatori, dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, e buon sabato da Umberto Vallone e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Daniele Bulgarini e Dalino Ambra vi racconteranno l'anticipo della 32esima giornata del campionato di calcio di Serie A. È la stracittadina di Milano, è il derby della Madonnina, è Inter Milan. 60.000 spettatori sugli spalti, uno spettacolo a dir poco emozionante, una partita da brividi che vale l'Europa e che i due allenatori hanno deciso di giocarsi così. Andanovic in porta, D'Ambrosio e Miranda, Medel e Nagatomo in difesa, Gagliardini e Condombia a presidio della mediana, e poi lì davanti nella batteria delle mezzali Candreva, João Mario e Perisic, tutti alle spalle del capitano di Maurizio Icardi. Questo il 4-2-3-1 organizzato da Stefano Pioli contro il 4-3-3 di Vincenzo Montella, De Lofeo, Bacca e Soso in attacco, il Principito Sosa con Mati Fernandez e Kučka lì in mezzo al campo, la difesa da destra a sinistra ovviamente con Calabria, Zapata, Romagnoli e De Sciglio, tutti davanti a Donnarumma. Giornata splendida a Milano, coreografie da brivido, è il primo derby interamente cinese di questa città magnifica e sarà diretto dal signor Orsato della sezione di Schio. Benvenuto in trasmissione ad Umberto Vallone. Benvenuti ai nostri radioascoltatori. Beh, sicuramente l'atmosfera è del tutto particolare, come in tutti i derby. In questo derby sicuramente è un derby speciale, perché come sottolineato è un derby made in Cina, interamente dopo il closing del Milan che è avvenuto giovedì, e quindi la cessione praticamente da Berlusconi a Yongong Li, il numero uno ora del Milan. Per quanto riguarda le coreografie sulla sinistra rispetto alla nostra postazione, quella della curva nord dell'Inter, un bulldog che offre una birra praticamente e dice anche a mezzodì viva l'Inter. Dall'altra parte invece ci spostiamo alla curva sud del Milan, nella foresta di Sherwood. Innanzitutto c'è stato uno striscione anche per ringraziare Berlusconi e ogni città il suo Giulio A, e poi successivamente questa suggestiva coreografia nella foresta di Sherwood con Robin Hood con un arco e una freccia puntati allo sceriffo, ai cattivi dello sceriffo di Nottingham, e la scritta per noi banditi siete ospiti sgraditi. Quindi ovviamente la derby che si gioca in questa rivalità anche negli striscioni, un derby sicuramente speciale. Sarà l'Inter a battere il calcio d'avvio, e l'Inter che attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione nel primo tempo. Maglia strisce verticali in nerazzurra per la squadra allenata da Stefano Pioli, completo bianco invece per il Milan. Iniziare lo stato di Schio che va a dare un'occhiata ai suoi collaboratori prima di dare il fischio d'inizio alla derby di Milano, il derby di ritorno. Ripetiamo, c'è l'Europa in ballo, non è una partita qualsiasi, è una partita comunque importante, è la partita che è la storia del calcio mondiale. E Inter Milan e i 22 in campo sono pronti ad iniziare la sfida, agli ordini, ripetiamo, di un direttore di gara che è tra in questo momento il più quotato del panorama italiano e forse mondiale. È iniziato il derby di Milano con l'Inter che manovra all'interno della propria metà campo, Miranda in retropassaggio subito per Andanovic, piuttosto pigro, c'è la Bacca dei pressi, allora lo stesso Andanovic che deve appoggiare sul settore di sinistra, ancora per il centrale brasiliano il quale calcia in profondità, c'è Icardi alla caccia del pallone, arriva prima Zapata, poi João Mario sulla respinta corta del Milan, João Mario che porta la sfera sul settore di sinistra, poi fa la retromarcia attaccato da Kučka, mette il pallone sui piedi di Gagliardini nel cerchio centrale del campo, si fa vedere Gary Medel, scambia ancora con l'ex atalantino, il pallone che circola ancora tra i piedi del centrocampista sudamericano messo in mezzo per il compagno del reparto arretrato, si tratta di Miranda che prova a lanciare sull'estremo settore di sinistra, il passaggio è preciso per Perisic che non ha un altrettanto preciso controllo e si lascia scivolare il pallone fuori dal perimetro di gioco per la rimessa laterale in favore del Milan. L'affronto difensivo destro del suo schieramento sarà Davide Calabria a rimettere il pallone in gioco, gli si fa incontro Kučka, lo scambio tra i due, il pallone in profondità per Bacca che viene francobollato da Miranda, la sfera che finisce fuori dal campo, la rimessa laterale questa volta è in favore dell'Inter che manovra il pallone all'interno della propria tre quarti.
infatti sono pochi i secondi di gioco che sono stati disputati fino a questo momento. Siamo al secondo minuto, attenzione, perde palla l'Inter, la recupera Mati Fernandez, è partito De Lofeo in area, De Lofeo è solo, De Lofeo si dimentica il pallone, arretra, parte la conclusione, la respinta e poi il tiro conclusivo di Mati Fernandez. Kučka, una finta, ancora un tiro, manca sotto porta, il pallone sul fondo. Che opportunità clamorosa per il Milan, tre conclusioni consecutive con il pallone che è stato in qualche modo respinto dal portiere, dai difensori nerazzurri, e poi sull'ultimo tiro di Kučka è finito abbondantemente sul fondo. Siamo al secondo minuto, nel corso del primo tempo 0-0 tra Inter e Milan, subito una grandissima emozione. Che è scaturito da un errore grossolano da parte di Gagliardini, l'uomo che era atteso proprio perché doveva dare una organicità alla manovra, ha sbagliato, ha ceduto un pallone a Mati Fernandez, è partito la contropiede nella zona nevralgica, ovviamente subito la passaggia De Lofei che in questo caso è entrato nel settore sinistro nell'area di rigore e ha cincischiato, poteva tentare il tiro, si è attardato su alcune finte, poi appunto si è sviluppato in modo rocambolesco con Bacca che a due passi praticamente da Handanovic, che ormai sembrava battuto, alzato in girata alto sulla traversa. Una grande opportunità per il Milan, occasionata però da un errore in gestione del pallone dell'Inter, Zapata dalla parte opposta, prova Franco Bollaricardi, peraltro Riccardi era finito in posizione di fuorigioco, motivo per il quale l'arbitro ha fermato l'azione, comandato il calcio di punizione in favore della squadra rossonera, quando i minuti sul cronometro sono esattamente tre nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale. Donnarumma dai propri 16 metri a destra per Zapata, il quale controlla la sfera, attaccato da João Mario, va in profondità da Suso che con una finta prova a liberarsi del diretto avversario, si tratta di Nagatomo, scambia con Bacca, nuovamente il colombiano che prova a restituire la pallone allo spagnolo, l'aggancio con il piede sinistro non è dei più precisi, la sfera che poi capitombola fuori dal perimetro di gioco per la rimessa laterale che sarà in fuori della formazione nerazzurra. Nagatomo con le mani, sbagliato però il suo rilancio, non benissimo l'Inter in questo avvio, meglio l'approccio delle Milan, Bacca a destra ancora per Suso, il quale vede il movimento di De Lofeo, lo ignora e preferisce andare in mezzo ancora da Mati Fernandez che aveva provato a sorprendere le spalle nella versione di incursore, la difesa nerazzurra è uscito però dai pali, Handanovic ha bloccato in presa la sfera, l'ha messa sul settore di destra, è partito D'Ambrosio, anzi si tratta di Antonio Candreva, il quale gioca a vertice dell'area di rigore, prova a spostare il gioco dalla parte opposta, Perisic al volo di sinistro in mezzo, una conclusione, un tentativo di cross ci ha battato dal croato, va in netto anticipo Nagatomo ai danni di due avversari, mette il pallone tra i piedi, lo allarga ancora verso Perisic che prova ad attaccare dalla fronte sinistro offensivo della squadra di Pioli, una finta, la palla sul sinistro, parte attraversone murato da Calabria, pallone che rimbalza ancora Sosa a cercare di controllarlo, a scambiarlo con Mati Fernandez, se ne va il Milan sulla corsa di destra, poi Sosa un cattivo controllo, cerca di recuperare su di lui la retroguardia interista ma non ci riesce, c'è Mati Fernandez sempre a presidio della mediana, una giravolta prima di servire alle sue spalle la Principito Sosa che scarica sulla settore di destra, Davide Calabria all'indietro per Zapata, i minuti sul cronometro che sono esattamente 5 nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale tra Inter e Milan in questo anticipo della 32esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Attenzione a De Ciglio sulla corsia di sinistra, c'è la pressione ad opera di Cardi che costringe l'esterno della Milan al retropassaggio all'indirizzo di Gigio Donnarumma, la quale mette in movimento fuori dai propri 16 metri Zapata centralmente con grande tranquillità, la manovra di impostazione e di transizione guidata dei difensori della squadra di Vincenzo Montella con Calabria sulla corsia di destra, deve evitare Perisic, ci riesce, si accentra il giovane terzino rossonero, porta a spasso un po' di giocatori, poi rischia qualcosa, c'è Riccardi nei pressi nel passaggio in orizzontale per un suo compagno di squadra che mette in movimento De Ciglio, si trattava di Romagnoli, quindi De Lofeo all'indietro ancora per il numero 23, il quale scarica dalla parte opposta, un lunghissimo lancio, c'è Suso in possesso di palla, attacca da destra il Milan, punta Nagatomo, sta per entrare in area di rigore, lo fa in questo momento, cerca la linea di fondo, è costretto per retrocedere, a dare il pallone ancora su Calabria, il quale appoggiava l'azione offensiva del compagno di squadra, parte un traversone allontanato da Miranda, un campanile facile, preda però di De Ciglio che danza di balzare il pallone un paio di volte prima di andarlo ad accogliere alle spalle di Stefano Pioli che presidia la panchina dell'Inter, siamo sul fronte offensivo destro della squadra rossonera, adesso il pallone che retrocede nella metà campo del Milan, lo giostra con il piede sinistro Romagnoli, lo passa in orizzontale a Zapata, ancora lo scambio 3-2 con l'ex difensore centrale della Roma che prova adesso a mettere in movimento sulla sua sinistra proprio a De Ciglio, si muove De Lofeo, viene a caccia del pallone, lo riceve, è attaccato ad Ambrosio, ancora un gioco di sponda per De Ciglio che attendeva alle spalle dello spagnolo e quindi il retropassaggio addirittura per Gigio Donnarumma all'interno della sua area di rigore, pressato dai Cardi, mette in tranquillità il pallone in verticale sui piedi di Kučka, si fa vedere Suso, viene spinto alle spalle, non secondo l'arbitro, recupera palla l'Inter con Nagatomo all'altezza della tre quarti campo avversaria, si è spostato in versione alla sinistra, ora João Mario evita un primo avversario, gli si fa incontro un secondo, li ride entrambi, il portoghese che va verso la linea di fondo, entra in area di rigore, parte attraverso nel mezzo, arriva Icardi, mette sul fondo, l'ultimo a toccare il pallone è stato proprio Morito, la sfera per oltre la traversa,
grande opportunità per l'Inter esattamente al sesto minuto nel corso del primo tempo, ma siamo ancora 0-0. È stata una galoppata davvero incredibile da parte di Giomario, che ha preso il pallone sulla sinistra, ha fatto fuori due avversari, è andato sulla linea di fondo, ha guardato con attenzione, ha aspettato che arrivassero i compagni. Attenzione, perché c'è Candreva. Il Milan perde palla all'interno della propria tre quarti campo. Candreva in posizione dalla destra, prova a recapitare subito il traversone in mezzo, corto, viene respinto però fortunosamente da D'Ambrosio. Eccolo il cross, che è stato molto preciso, dei 16 metri rossoneri, altrettanto preciso per l'uscita di Gigio Donnarumma. L'Inter continua a perversare sulle fasce, o perlomeno a privilegiare le fasce, anche se i cross sono abbastanza sterili, mentre c'è stata quell'azione appunto di penetrazione all'interno dell'area di rigore di João Mario con il pallone che è stato offerto praticamente su un piatto d'argento Icardi, che è arrivato a sbagliato. Attenzione all'Inter, cross. Ancora in avanti Candreva, che aspetta il pallone sul versante destro, arriva De Sciglio, tocca con la fronte, mette sul fondo, è il primo tiro dalla bandiera della partita, lo batterà l'Inter al settimo minuto nella corsa del primo tempo con il parziale fermo sullo 0-0. Candreva da destra, all'interno del piede destro, traiettoria di uscire rispetto alla porta, difesa da Gigio Donnarumma, il solito caos, il solito traffico all'interno dell'area di rigore, questa volta della Milan in occasione dei calci piazzati, con Candreva pronto a far spiovere la palla nell'area di rigore della formazione di Montella. Ecco il cross, D'Ambrosio che prova a caricare il tiro, però svetta ancora Romagnoli, è partito Suso, attenzione il contropiede del Milan, lo spagnolo già dalla porta opposta, verticalizzazione dell'Ofeo, pallone che lo supera, arriva Andanovic a bloccare in presa bassa dopo un'uscita spericolata sui piedi del numero 7 spagnolo, e poi sempre con le mani a mettere Gagliardini nella posizione di poter gestire il pallone all'interno della prima tre quarti campo. Il controllo è sbagliato, la sfera che finisce fuori, alla meglio Mati Fernandez che guadagna una rimessa laterale con le mani, va De Sciglio a rimbeccare immediatamente il precipito Sosa, alle sue spalle c'è De Sciglio che manovra la sfera. È un derby molto molto appassionante, in questi primi 8 minuti ci sono state due clamorose opportunità da rete, una per il Milan, una per l'Inter, ma il tasso tecnico della partita, il tasso agonistico, il tasso emotivo sembrano tutti veramente molto molto alti. È molto elevato il tasso tecnico, soprattutto perché ci sono delle intuizioni da parte delle due squadre, come la verticalizzazione che c'è stata precedentemente per Deulofeu. Intanto c'è il pressing alto da parte di Mati Fernandez con Miranda che rinvia lungo su Candreva. C'è Vincenzo Montella che telecomanda letteralmente la sua squadra, continua a dare istruzioni, più taciturno appare, braccia concerte, in maniche di camicia Stefano Pioli all'interno della sua area tecnica. È ovvio che si tratta di una partita importantissima anche per gli allenatori, sembra più in bilico in questo momento. Stefano Pioli ha ricevuto ieri conferme importanti dal direttore generale della formazione del club rossonero, dal neo direttore generale amministratore delegato Marco Fassone, il quale ha detto puntiamo su Vincenzo Montella anche per il futuro, vedremo se le parole diventeranno fatti. Nel frattempo però siamo giunti qui nel derby al nono minuto nel corso del primo tempo, il parziale ancora fermo sullo 0-0, il Milan che gestisce palla all'interno della sua area di rigore con Gigio Donnarumma, la profondità cercata ma non trovata verso Bacca, il colpo di testa di Miranda, quello di Perisic che alza una strana traiettoria ai mugugni del pubblico differentista, infatti il pallone viene recuperato dai giocatori di Montella con Bacca, nonostante il malinteso tra De Sciglio e Deulofeu, che ora però si occupa di portare la sfera in avanti. Gagliardini in fase di interruzione va a fermarlo Candreva nella posizione di ala destra, il pallone che finisce fuori dopo l'intervento con la punta del piede di De Sciglio, la rimessa con le mani fuori dai nerazzurri, e D'Ambrosio che se ne occupa all'indietro per Gary Medel, il quale fa scivolare il pallone solo per un attimo sotto lo scalpino sinistro, va a recuperare il possesso servendo con Dombia, si fanno aiutare i centrocampisti nerazzurri anche dal loro portiere, da Samir Handanovic che avanza palo al piede quasi fino al limite dei propri 16 metri prima evidentemente di proiettare una traiettoria il più in profondità possibile all'indirizzo di Perisic. Il pallone è preciso, arriva Calabria di testa, colpisce il croato João Mario in aggancio molto molto elegante, così come il palleggio ai danni di Zapata. L'Inter che si fa preferire adesso nella gestione del pallone all'interno della propria tre quarti campo, Miranda prima, Gary Medel poi, lo scambia ancora con il brasiliano, i minuti sul cronometro che sono 10 nel corso del primo tempo, il parziale che è ancora fermo sullo 0-0, l'Inter che attacca con João Mario, largo rimane Perisic, ma il tocco questa volta del portoghese assolutamente fuori misura, il pallone che finisce fuori, la rimessa laterale è in favore del Milan, da fronte difensivo destra Calabria per Zapata, poi il principito Sosa che va ad organizzare il tema offensivo per la propria squadra, fa fuori João Mario con un ottimo dribbling e poi alza la traiettoria sul settore di sinistro, Deulofeu che controlla con la corsa, poi ferma il pallone a terra, lo serve nuovamente per il proprio compagno del reparto di centro
centrocampo, il lancio sulla destra splendido di Sosa per Calabria che non ci arriva, questione di mezzo metro non di più, ma l'idea di Sosa, soprattutto la visione di gioco di questo calciatore, molto molto apprezzabile dal punto di vista. Anche perché era all'interno della propria metà campo, proprio pochi metri dietro la linea di centrocampo nel settore sinistro, vicino al fallo laterale, in pratica la striscia che delimita lateralmente il terreno di gioco, ha guardato, ha alzato un attimo lo sguardo, ha visto il movimento di Calabria dall'altra parte, nella tre quarti, e ha scagliato un cross delizioso, leggermente lungo, Calabria non è riuscito ad arrivare, ma veramente una idea fantastica. Ancora Milan attacca. Sosa ad ispirare l'azione offensiva del Milan, la larga sul settore di sinistra, vertice dell'area di rigore, c'è De Lofeo contro due avversari, evitato il primo che è D'Ambrosio, prova a saltare anche il secondo e ci riesce, finisce tu. De Lofeo atterrato da Candreva, l'arbitro ferma l'azione, comanda il calcio di punizione in favore del Milan, altro pezzo di bravura, grande tasso tecnico da parte di De Lofeo che era passato in mezzo ad D'Ambrosio e a Candreva, Candreva che lo ha messo giù, ed allora il calcio di punizione in favore del Milan, va ad occuparsene Mati Fernandez, accanto a sé anche il Principito Sosa, pallone che verrà scagliato da sinistra all'interno dell'area di rigore dell'Inter, vedremo se con l'interno del piede sinistro e quindi la traiettoria d'uscita rispetto alla porta, difesa da Samir Handanovic, seppure con l'interno del piede destro in questo caso, così come sembra il Principito Sosa andrà verso la porta nerazzurra con la traiettoria ad entrare verso i pali della squadra allenata da Stefano Pioli, la rincorsa da parte del centrocampista del Milan con un solo uomo in barriera per l'Inter, si tratta di João Mario, siamo vicini alla linea di fondo, accanto però alla linea corta dell'area di rigore, la rincorsa da parte del giocatore del Milan, gran mucchio nell'area di rigore interista invece, dove ci si spintona nel tentativo di trovare mezzo metro di spazio per cercare lo stacco e colpire il pallone, ecco il cross verso la porta, colpito di testa però da Icardi che allontana proprio di fronte a Samir Handanovic, Sosa che recupera in velocità su João Mario e dà all'indietro per l'arresto di petto di De Sciglio, il quale prova a allargare sempre sulla corsia di sinistra, capisce tutto João Mario, però si possessa della sfera, il lancio per Icardi che forse è sì infatti in posizione di fuori gioco, così come segnalato al guardaline che opera proprio sotto la nostra postazione, fermato il gioco, il calcio di punizione in fuori del Milan, i minuti sul cronometro che sono 13 nel corso del primo tempo, il parziale ancora fermo sullo 0-0 di un derby comunque molto molto bello, almeno relativamente alla prima parte. C'è un grande ritmo in quest'ultima azione, c'è stato Candreva che si è adirato non poco nei confronti di João Mario perché era scattato sulla destra, non era in posizione di fuori gioco, mentre Icardi ha visto il pallone che arrivava e ha alzato le mani proprio per dire che me lo dai a fare, perché tanto ancora non sono rientrato dietro la linea difensori. Mati Fernandez in mezzo a due avversari se ne va, Mati Fernandez, splendido il suo gesto tecnico, poi Sosa tra le linee, attenzione il Milan che attacca, Suso mette palla sul sinistro, la conclusione, la deviazione di Samir Handanovic, velenosissimo, che va all'altezza del palo alla sua sinistra, con la punta delle dita della mano sinistra mette sul fondo, e quindi il calcio d'angolo, pareggio il conto dei corner, il Milan, siamo 1-1 sotto quel punto di vista, 14esimo in corso, 0-0 però il parziale, e il Milan che quando si fa vedere in avanti crea parecchi problemi alla retroguardia e dell'Inter, anche con le conclusioni da lontano, adesso Suso ha provato a beffare Handanovic da circa 30 metri, c'è voluta tutta la bravura dell'estremo difensore azzurro per mettere il pallone in corner, ancora Suso arretrato, preciso, parte la conclusione di Sosa che manca clamorosamente il pallone, poi De Lofeo, salta un avversario, entra in area dal fondo, parte con spalo, palo del Milan da posizione impossibile, De Lofeo contropiede dell'Inter, è una partita pazzesca, se ne va Maurizio Icardi, posizione di alla sinistra, il cross in mezzo per Candreva che era libero dalla parte opposta, ha chiuso tutto De Sciglio che poi sbaglia, attenzione João Mario, De Sciglio in tackle, mette sul fondo, una partita pazzesca a Milano, le emozioni non finiscono mai, siamo al 15esimo, siamo ancora 0-0. C'è stato Suso praticamente che ha preso un palo pieno da posizione impossibile, ho detto era decentrato, De Lofeo, che ha preso il primo palo, quello che doveva essere presidiato da Handanovic e poi il contropiede, il capovolgimento di fronte, ma comunque sia una partita bellissima, attenzione ancora a Nagatomo, difficile il suo controllo con il Milan che interviene. Intanto il colpo di testa di João Mario, Nagatomo era in posizione di fuorigioco, si è disinteressato però del pallone, allora la squadra rossonera che manovra, quando il direttore di gara dice però che effettivamente il giapponese si trovava oltre la linea difensiva rossonera e quindi il calcio di punizione è in favore del Milan all'interno della prima tre quarti campo, siamo giunti gentili ascoltatori al 16esimo minuto nel corso del primo tempo di un derby che è successo, certo, di tutto, è praticamente successo di tutto, non ha lesinato emozioni nonostante non ci siano ancora reti, nonostante si viaggi sulla parziale di partenza 0-0, un palo, palloni che hanno ballonzolato all'altezza dell'area di rigore, ha sfiorato i montanti così come ha fatto l'Inter, così come ha fatto lo stesso Milan, la parata di Samir Handanovic, insomma i contropiedi dell'Inter, una grandissima partita, una grandissima stracittadina, poche al
alchimie tattiche, si gioca l'Europa della prossima stagione. E ora il Milan con Zapata che prova ad andare in anticipo a Ciria, se ci trova Romario, ma deve accontentarsi di scaraventare la palla in fallo laterale, rimessa con le mani in favore dei nerazzurri. Si lamenta un pochino Perisic per il fatto che i suoi compagni di squadra, in particolare Maurizio Icardi, non erano pronti a ricevere il pallone e quindi a cogliere di sorpresa la retroguardia del Milan, che nel frattempo si è posizionata al limite della propria area di rigore. Allora vediamo la sfera che retrocede all'interno della tre quarti campo nerazzurra, la manovra Gary Medel sul settore di destra, subito Candreva, colpo di tacco per D'Ambrosio, l'intervento da parte di D'Ambrosio che supera De Lofeo, va verso destra, potrebbe andare al cross, De Lofeo che interviene ancora, poi non evita che la sfera finisca sul fondo, nonostante lo sforzo, di fatto concede il tiro dalla bandierina, il secondo in favore dell'Inter, ne ha battuto uno il Milan, siamo al 17° nel corso del primo tempo, ancora il parziale fermo sullo 0-0, Candreva da destra, interno del piede destro, traiettoria d'uscire rispetto alla porta, difesa da Gigio Donnarumma che va a dare istruzione ai propri compagni di squadra di reparto su come posizionarsi nel tentativo di trenino ora dell'Inter all'interno dell'area della Milan, parte il cross, il colpo di testa di João Mario, comodo per la presa, anzi di Miranda, comodo per la presa di Gigio Donnarumma al centro della propria porta, al centro della sua area piccola, va a dire ai propri compagni di squadra adesso abbandonate questa tre quarti campo, lasciate l'area di rigore perché c'è Zapata che può guidare la transizione con la pallone tra i piedi quasi al vertice destro dei 16 metri rossoneri, lo porta in avanti l'ex Udinese, va a servire Sosa, lo scambio tra i due, scivola Zapata, recupera la posizione verticale, poi retrocede la sfera dalle parti di Gigio Donnarumma, attenzione, un controllo così così dall'estremo difensore del Milan, è arrivato Icardi, ha costretto Donnarumma a spedire il pallone in fallo laterale, attacca l'Inter con Dobbia a sinistra, vediamo João Mario quasi al vertice dell'area della Milan, punta gli avversari in surplazzi, giocatore portoghese all'esterno, ancora per Perisic, arriva con Dobbia, potrebbe andare al cross, poi invece João Mario mette il cross nella zona di De Sciglio che libera di testa, De Lofeo incontro al pallone, riesce ad anticipare seppur un soffio D'Ambrosio, ma mettere semplicemente la palla oltre il perimetro di gioco e quindi in fallo laterale, rimessa con le mani dal fronte offensivo destro è quella di Antonio Candreva che sulla il piazzamento dei propri compagni di squadra, quando Biaga gli si fa incontro viene fermato da Mati Fernandez, dobbiamo dire ottima fino a questo momento la prova dell'ex giocatore della Fiorentina, sia in contenimento e sia anche e soprattutto per quanto riguarda le proposizioni delle azioni, Sosa è molto marcato e in molti casi è proprio Mati Fernandez che riesce a smistare il pallone, lo fa molto ma molto bene, ancora all'Inter sulla corsia di sinistra. Sono le concezioni di gioco di Vincenzo Montella che ama proprio i calciatori dei piedi buoni, specie nella fase di impostazione, specie lì in mezzo al campo Calabria, ora prova a fluidificare sul lotto di competenza, salta due avversari, non il terzo che Miranda termina a terra sull'attacco del giovane terzino milanista, quindi c'è il calcio di punizione in favore dell'Inter all'interno della propria metà campo comandato dal signor Orsato della sezione di Schio che sta dirigendo benissimo la partita, siamo al 19° minuto a San Siro, ancora 0-0 tra Inter e Milan nell'anticipo della 32esima giornata del campionato di calcio di Serie A, noi possiamo andare a Roma per la messa in onda del primo mini spot della giornata. Ghiaccio, arancia, crodino. Il biondo. Crodino, biondo aperitivo, zero impegnativo. C'è una rimessa laterale battuta in maniera assai poco ortodossa, Nagatomo, tanto che l'arbitro inverte sostanzialmente il possesso del pallone. Sono piccole sbavature di un derby comunque fino a questo momento bellissimo. Eh beh, questi sono degli errori che l'Inter poteva evitare, ma qualunque squadra, anche perché si era messo in moto una manovra interessante della squadra nerazzurra sul settore di sinistra, ma comunque appunto il Milan, cioè il derby continua su ritmi incredibili e appunto ancora una volta c'è Stefano Pioli molto in apprensione che dirige come un vigile urbano, dall'altra parte impassibile Vincenzo Montella. Intanto apertura di credito della curva sud, della curva del Milan, nuova dirigenza augurando di vedere serietà e impegno alla presidenza, diamo il benvenuto alla nuova dirigenza quando il Milan guadagna nel frattempo un tiro dalla bandierina, il tentativo di incursione della corsia di destra è stato ad opera di Calabria, c'è stato l'intervento in chiusura di Perisic con la sfera oltre il perimetro di gioco e quindi il calcio d'angolo, viene pareggiato anche il conto di corner, ora siamo 2-2, siamo al 20°, il parziale fermo sullo 0-0, il tiro dalla bandierina è in favore del Milan, da destra con l'interno del piede sinistro, Suso e la traiettoria a rientrare rispetto alla porta, difesa da Samir Handanovic, Granmucchio nei 16 metri in azzurri, la rincorsa da parte del giocatore spagnolo, gli si fa incontro Sosa, viene ignorato, parte il cross, salto di molti più in alto di tutti, Icardi che allontana, poi Sosa prova la conclusione nella posizione impossibile, pallone che viene attutito dai difensori dell'Inter, scaraventato in avanti in maniera precisa da Gary Medel per Candreva in posizione di la destra, prova a saltare De Lofeo che riesce però a fermarlo, il pallone era già uscito e quindi la rimessa laterale è in favore dell'Inter, questa volta dal fronte offensivo destro della squadra allenata da Stefano Pioli con il direttore di gara, il signor Rossato, che fa cenno proprio ad D'Ambrosio di non guadagnare troppi metri rispetto al punto di battuta di questa rimessa laterale, mentre ovviamente si sfidano sul piano canoro, sul piano vocale, le due curve da una parte e dall'altra, un derby però correttivo
tantissimo anche in campo fino a questo momento, nessuno ha modito. Nagatomo in possesso di palla, la profondità cercata su João Mario che insegue il pallone, lo mantiene all'interno del campo, lo cede splendidamente all'indietro per Perisic che arriva, è pronto al cross, eccolo che parte il secondo palo, si alza D'Ambrosio anziché Andreva, non ci arriva poi Gagliardini all'interno dell'area di rigore. Mati Fernandez, che partita che sta giocando Mati Fernandez, da terra addirittura all'indietro per Capitan De Sciglio che preso forse dall'ansia di rinviare un pallone dall'interno della propria area di rigore lo trasferisce direttamente fuori con Vincenzo Montella che allarga il braccio come a dire gioca questa palla e non ti preoccupare. E beh, anche perché era abbastanza solo, poi Mati Fernandez aveva fatto una sorta di miracolo balistico perché era riuscito in scivolata evitare anche il calcio d'angolo, però appunto tutto vanificato. D'Ambrosio a destra, parte il suo cross all'altezza del primo palo De Sciglio, va a mettere sul fondo e ancora una rimessa laterale in favore dell'Inter, quasi però accanto alla bandierina delle corner, attacca alla destra la squadra di Stefano Pioli, minuti sul cronometro che sono 22 nel corso del primo tempo, il Pazzelli che è ancora fermo sullo 0-0 in maglietta, adesso Vincenzo Montella va a dare adesso istruzioni ai propri giocatori all'interno del campo di un manto verde di San Siro che si presenta peraltro oggi in perfette condizioni, la giornata è primaverile, gran caldo, d'accordo, un clima ideale per giocare alla calcio. Miranda dai 40 metri allarga sul settore di sinistra, è arrivato Nagatomo a fermare palla all'interno piede, a retrocederla per Perisic, crossa il primo palo, arriva Zapata prima di Icardi, così come Sousa prima di Kondogbia, alzo nel campanile nelle altre quarti del Milan, colpo di testa di Gary Medel impreciso, ancora Romagnoli a controllare con algida freddezza e quindi Sousa che prova ad innescare De Lofeo sulla corsia di sinistra, il colpo di testa di Candreva ad evitare che il pallone finisca al numero 7 rossonero e i giocatori di Stefano Pioli che riescono a gestire bene palla ripartendo però dalle retrovie con Handanovic, con Gary Medel, con Miranda, il quale chiama in azione nuovamente il suo portiere all'interno dei 16 metri in orazzurri, il tentativo di scambio fino a quando non decide proprio Salin Handanovic di tornare dal compagno di reparto brasiliano, ma non ci sono spazi, è veramente difficile penetrare nelle linee di difesa e di centrocampo del Milan se non con questi lanci lunghi che vengono facilmente letti dalla linea difensiva di Vincenzo Montella. Zapata all'interno dell'area di rigore per Donnarumma, la palla sul sinistro, non un'operazione ritarda più sempre. Agevole ritarda sempre, questa volta però il suo rilancio è preciso, De Lofeo di testa, Gary Medel prima di Bacca, ha sbagliato il rilancio, Kučka prova ad addormentare il pallone ma viene bruciato, scippato, borseggiato da João Mario che serve Gagliardini, ancora il portoghese, si fa vedere Gary Medel, minuti sul cronometro che sono 23 nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale, Milan che adesso si chiude all'interno della propria metà campo con tutti gli effettivi dietro la linea del pallone, triangolazione stretta, Candreva, D'Ambrosio, ancora Candreva dalla destra, inseguito da De Sciglio, parte il cross troppo verso Donnarumma che può facilmente controllare in due tempi, chiama il pallone De Lofeo, non lo riceve dal proprio compagno di squadra il quale vuole pensarci su e appoggiare ancora corto per il regista della squadra di Vincenzo Montella, Sousa in mezzo a tre avversari accanto a sé De Lofeo, prontamente servito, si fa dalla parte opposta, la corsia di destra occupata da Calabria prima e da Suso poi che intercetta il pallone del compagno di squadra, lo porta un po' all'indietro per aggirare la pressione di Nagatomo che non lo molla, si va allora a Kučka e quindi da Zapata e quindi nuovamente a Donnarumma, certo non si intimidisce il Milan, non si vergogna a mantenere il pallone anche con questi retropassaggi perché sa che quando il pallone e poi arriva nei piedi di giocatori importanti come De Lofeo può sempre succedere qualcosa di importante, in questo caso però alla meglio la difesa dell'Inter, sbaglia D'Ambrosio, recupera Sousa, profondità per De Lofeo che ha spazio per galoppare dalla corsia di sinistra di fronte a Segheri Medel, De Lofeo stringe verso il centro, saltato l'avversario, non il secondo, si tratta di Perisic, si arrabbia adesso Kučka e si arrabbia anche De Lofeo, riceve anche rimbrotti di Bacca ma l'Inter è già dalla parte opposta, Candreva in possesso del pallone così come João Mario che si è spostato a destra, ora dialoga con l'ex laziale, porta la sfera quasi all'interno dell'area di rigore, se la allunga Romagnoli che la allontana sui piedi di Gagliardini ai 25 metri, l'ex atalantino alza lo sguardo poi scarica corto per Kondogbia, il movimento di Icardi in area di rigore, pallone verso la linea di fondo costretto a uscire dai 16 metri del Milan, il capitano dell'Inter viene adesso francobollato da Zapata che gli tocca il pallone con la punta del piede, cerca di mantenerlo, Icardi guadagna la rimessa laterale quasi accanto alla bandina del corner, i minuti sul cronometro che sono 25 nel corso del primo tempo, il parziale che è fermo sullo 0-0, l'Inter che attacca, il Milan che si difende e si affida alle ripartenze con De Lofeo sulla corsia di destra centralmente con Bacca, mentre attenzione che si muovono i giocatori di Stefano Pioli a ridosso dell'area di rigore della Milan ma non trovano tracce di passaggio giuste per la rimessa laterale che D'Ambrosio affida ai piedi di Candreva, lo scambio tra i due, ancora De Lofeo in pressione, ancora a spedire il pallone fuori dal campo proprio da quella zona del terreno di gioco e quindi con la rimessa
destra laterale che viene ripetuto sostanzialmente da D'Ambrosio all'indietro, questa volta per Agheri Medella, la posizione di mezzo destro si allarga verso la fascia laterale, scambia ancora con l'ex difensore granata, il tentativo di dribbling ai danni di un avversario dello Feo che non ha bocca, il colpo di tacco dello spagnolo Mati Fernandez, Veronica anche da terra, dello Feo, Sosa, tentativo di palleggio, Gagliardini che gli borseggia la sfera, poi Mati Fernandez che interviene in fase di interdizione, pallone che rimbalza all'interno dell'area di rigore dopo un contrasto del Milan, allora Donnarumma per evitare il calcio d'angolo va ad intercettare nella traiettoria, minuti sul cronometro, 26 nel corso del primo tempo, 0-0, partita di un tasso emotivo altissimo e anche di un tasso tecnico elevatissimo, perché è quasi una partita a scacchi soprattutto nelle fasi di possesso delle due formazioni, da una parte quando l'Inter attacca appunto ci sono i raddoppi, addirittura tre persone sull'uomo da parte del Milan, dall'altra parte l'Inter che è attentissimo alla fase e del rilancio da parte dei neroazzurri con un pressing a tutto campo, ce la stanno mettendo tutte e due le squadre, magari a saperlo le squadre milanesi avrebbero potuto chiedere di giocare sempre alle 12:30. Dobbiamo dire che sulle corsie larghe De Lofeo a sinistra e Suso a destra stanno creando parecchi problemi, e a Nagatomo e a D'Ambrosio quando vanno via hanno la velocità dalla loro parte che spesso mette in difficoltà la retroguardia nerazzurra. Ora ancora Nagatomo con i falli laterali non va molto d'accordo lui. L'orsato di Schio, il direttore di gara, va a dirgli guarda devi fare semplicemente così, altrimenti lo faccio ripetere, e finalmente Nagatomo ci azzecca in qualche modo, il gioco può proseguire con Agheri Medelli, il quale scambia con il compagno di reparto Miranda, il tocco sul settore di sinistra, Nagatomo va in profondità da Perisic, questa volta ha saltato Calabria, Perisic arriva Zapata in chiusura, il tecnico scivolato mette le pallone oltre il perimetro di gioco e quindi in fallo laterale, dobbiamo dire ottime le letture difensive da parte di Zapata, difensore centrale, con Vincenzo Montella ha riscoperto un nuovo modo di interpretare il ruolo, si è riscoperto pedina fondamentale anche in questo Milan che è una formazione importante, mentre sbaglia con Dombia, recupera palla il Milan, il lancio di Suso in profondità per Bacca, c'è la buona interdizione di Miranda, ma è bravo anche a difendere lo spazio il centravanti colombiano della Milan, costringendo così il giocatore dell'Inter a mettere il pallone fuori dal campo e quindi la rimessa laterale in favore dei colori rossoneri dal fronte difensivo destro della squadra allenata da Vincenzo Montella. Ora i ritmi che sono un pochino calati, evidentemente le squadre che vogliono fiatare, rifiatare con Calabria che va a mettere in movimento alle sue spalle Zapata, da questi ancora all'indietro su Donnarumma, questa volta non c'è pressione sul portiere del Milan, il pallone che può circolare semplice tra i piedi di Romagnoli che guida la transizione portandolo quasi all'altezza della linea mediana, poi costretto a retrocedere sull'attacco dei due avversari e Donnarumma fuori dall'area, il suo lancio di destro per De Lofeo non è preciso, con la testa arriva D'Ambrosio, Gagliardini che lo allunga su Joao Mario che lo colpisce di testa, Icardi che però non è assolutamente rientrato e fa arrabbiare il pubblico di fede interista, come anche Joao Mario che gli ha lanciato un'occhiataccia a dire se avessi partecipato al gioco, se fossi rientrato ora potevi sfruttare un contropiede molto chiuso, molto molto pericoloso, si arrabbiano i tifosi dell'Inter in tribuna, sbaglia De Lofeo, recupera palla a Candreva, prova ad evitare la carica dello spagnolo che gli soffia però nuovamente il pallone, ritorna adesso Candreva anche contro Mati Fernandez, si lotta aspramente all'altezza della tre quarti campo dell'Inter, lo meglio in nerazzurri, il lancio in profondità per Joao Mario, viene però intuito da Romagnoli il colpo di testa di De Sciglio, quello di Gagliardini, Mati Fernandez che cerca di arrivare, poi con Dombia che mette tutti d'accordo toccando corto per Joao Mario che era di fronte a sé, Joao Mario che si improvvisa alla destra di fronte a sé, De Sciglio che gli strappa il pallone così come Sosa riesce a strapparlo all'ultimo momento a Candreva, palleggio nello stretto ad opera di Kučka, ancora per Sosa, sono delle fasi molto molto importanti della partita, Suso va a commettere fallo ai suoi danni con Dobbia, il fallo invece è del giocatore dell'Inter, sì in un primo momento il direttore di gara forse aveva concesso il calcio di punizione ai azzurri perché aveva pensato che Suso trattenesse il pallone sotto il suo corpo, poi però qualcuno gli ha detto che a commettere azioni irregolari era stato precedentemente l'ex Monaco ai danni del numero 11 della Milan che adesso riceve il pallone, il numero 8 scusate, eccolo che attacca verso il limite dell'area di rigore, poi scarica sul settore di destra, è arrivato Calabria, ferma la sfera, la mette sul piede sinistro, la scambia ancora con Suso, vediamo il tentativo di cross dell'attaccante con il colpo di testa tentato da Bacca, arriva prima di lui Medella al limite dell'area di rigore, poi però la posizione di fuorigioco da parte del centravanti colombiano subito valutata come tale dalla guardalinea che opera sotto, anzi di fronte alla nostra postazione, tutto questo gentili ascoltatori quando abbiamo raggiunto la mezz'ora nel corso del primo tempo, è ancora 0-0 tra Inter e Milan, è ancora Nagatomo che guida la transizione nerazzurra partendo dal fronte arretrato a sinistra, viene pressato e ancora un retropassaggio per Samir Handanovic, applicazione tattica feroce da parte delle due squadre, da parte dei due allenatori, tutto questo ripetiamo non a scapito dello spettacolo che rimane comunque molto molto apprezzabile, specie quando le squadre hanno gli spazi per andare a offendere nelle rispettive aree di rigore, ci ha provato il Milan inizio partita, ha risposto l'Inter con un paio di iniziative molto molto interessanti fino a questo momento, il parziale di parità fotografa giustamente l'andamento del gioco, mette forse
viene spinto alle spalle Icardi, norma del vantaggio, il tocco di João Mario Pere Candreva impreciso e allora ne approfitta De Sciglio, Donnarumma per Romagnoli, poi vediamo Kuzka sul settore di sinistra, beneficio dello stesso De Sciglio, si fa vedere Mati Fernandez tra le linee, ha di fronte al secondo Bia che gli ruba palla in maniera regolare, questa volta la tocca corta all'indietro per D'Ambrosio, ancora un retropassaggio, c'è Medel che aspetta la palla così come del resto Samir Handanovic, tra gli applausi del pubblico di Fede Nerazzurra perché questa è una giocata importante da parte degli uomini di Stefano Pioli, senza lasciarsi prendere dall'ansia del pressing avversario hanno gestito e bene il pallone, soprattutto perché il pressing del Milan è sempre presente, dicevi e tu non diminuisce lo spettacolo, ora c'è il primo passaggio sbagliato della partita possiamo dire in modo clamoroso di Miranda che ha calciato direttamente in fallo laterale. Dicevamo, quando diminuisce lo spazio, perché effettivamente c'è una marcatura quasi a uomo come quella che sto vedendo ora tra Nagatomo e Suso, Suso viene seguito dappertutto da Nagatomo, questa la scelta, per questo motivo è stato scelto al posto di Ansaldi perché è più veloce ed è veramente non concede tregua, quando diminuisce lo spazio in campo aumenta la tecnica perché veramente si gioca in un fazzoletto di terra. Calcio di punizione assegnato all'Inter perché Bacca secondo l'arbitro ha commesso fallo ai danni di Miranda, si arrabbia un po' Mati Fernandez che era impossessato della corta spinta il difensore nerazzurro e nuovamente l'Inter però dalla corsia di destra con D'Ambrosio innescato da Candreva, non sfrutta la sovrapposizione del compagno di squadra, l'ex Granata si va per vie centrali con Dobbia prima, Gagliardini poi dalla posizione di mezzo sinistro attacca poi la pallone verso Perisic che è pronto alla cross, ci pensa un attimo il croato, ecco che parte il traversone in mezzo, lo tocca di testa un giocatore dell'Inter, non riesce però a farlo pervenire dalla parte opposta Candreva, alza uno strano campanile De Sciglio, poi in qualche modo va ad innescare De Lofeo in ambasce la difesa rossonera adesso con un rinvio piuttosto impreciso ma non fa di meglio dalla parte opposta che di Medel con Dobbia abbastanza impalciato, Sosa che va via in velocità a Medel, c'è Bacca in area di rigore, Sosa che si ferma, alza la testa, parte il cross, un pallonetto, Samir Handanovic sembrava fuori posizione, la palla sul fondo, ma che cosa abbiamo visto adesso in pochi secondi, un con Dobbia che si è disinteressato della ripartenza del Milan, e questo è un difetto di Condobbia, tipico del tipico. Numero 7 nero azzurro, un Sosa stranamente più veloce di Gary Medel e poi altrettanto stranamente attardato nella fase di rifinitura quando c'era Bacca al centro nel cuore dei 16 metri nerazzurri. Probabilmente si è distratto, probabilmente non ha visto il compagno di squadra perché sembrava quasi che la Milan si fosse avviato verso la strada dell'avvantaggio, erano due contro uno il Milan con Sosa che ha bruciato Medel, praticamente entrato all'interno dell'area di rigore, poteva e tirare e offrire un comodissimo assist a Bacca, si è fermato praticamente, si è attardato in una sorta di dribbling inizialmente a se stesso, anche perché poi ha dato la possibilità a Gary Medel di recuperare e ha tentato un pallonetto, per carità, deliziosamente indirizzato, però a quel punto secondo me va fra le occasioni perse. De Lofeo supera in velocità Medel, entra in area De Lofeo Handanovic ci mette le mani in via, poi pallone che sbatte su Arsato, termina a terra Kuzka, cosa succede? Calcio di punizione in favore dell'Inter, forse per un tocco di media parte di Kuzka, forse per una simulazione di fallo, cartellino giallo per il giocatore slovacco. E beh, anche in questo caso un altro campanello d'allarme su quella fascia, perché Medel probabilmente non è in perfette condizioni, è stato un'altra volta superato in velocità, in questo caso da De Lofeo che è arrivato all'interno dell'area di rigore praticamente di fronte ad Handanovic, poi nel momento in cui ha centrato per il colpo che avrebbe dato il vantaggio al Milan, non so come Handanovic con la sua grande esperienza è riuscito a mettere il corpo, a frapporre il corpo, a toccare la sfera, però ancora una volta su quella fascia Medel in grande difficoltà, grandissima difficoltà Medel, ma contro De Lofeo ci può stare di perdere il duello nello scatto, contro Sosa un po' meno francamente. Nel frattempo vediamo l'Inter che prova a ribadire il concetto offensivo dalla corsia di sinistra, il tentativo di finta da parte di Perisic ci viene frustrato in fallo laterale da Calabria, siamo al 35esimo nel corso del primo tempo, il parziale ancora fermo sullo 0-0, Nagatomo all'indietro per Miranda, il quale vede libero al centro centrale del campo Medel, gli serve il pallone, lo scambio tra i due, ancora il difensore brasiliano quasi a presidio della mediana, pesca tra le linee João Mario che si muove bene, va a servire Candreva parte la conclusione assolutamente centrata, vorrebbe una deviazione Antonio Candreva da parte di Sosa, deviazione che secondo l'arbitro non c'è stata e quindi il pallone che finisce sulle fonde, la semplice rimessa in favore della Mina che ripetiamo quando siamo giunti al 30
35esimo nel corso del primo ora manovra questo pallone all'interno della propria tre quarti campo sul parziale fermo sullo 0-0. Ancora Gary Medel questa volta ad entrare in netto anticipo sugli avversari. Servire Candreva che gira in mezzo, anticipato Joao Mario, allontanato Sosa nel nulla però dell'attacco rossonero. Si dispera un po' Vincenzo Monterla per ora l'assetto troppo difensivo a suo dire della sua squadra. Mette attenzione al lancio per Candreva in area di rigore. Candreva alza il pallonetto. Antonio Candreva ha segnato l'Inter esattamente al 36esimo nel corso del primo tempo. Cambia il parziale allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Ha segnato Antonio Candreva sul lancio da destra in verticale verso l'area di rigore. De Sciglio ha tardato rispetto all'esterno della Lazio che ha inventato un tocco in lob col collo interno piede a cercare a trovare il secondo palo prima di beffare in uscita Gigio Donnarumma. Siamo al 36esimo, ha segnato l'Inter, ha segnato Antonio Candreva. E come strano il calcio, proprio nel momento migliore della Milan, quando sembrava che l'avvantaggio fosse a portata di mano, è arrivata questa zampata da parte dei neroazzurri. Però l'hai sottolineato, De Sciglio, altro elemento chiave della difesa, elemento chiave in senso negativo, che aveva ravvisato nelle azioni precedenti un carico di ansia eccessivo ed era stato incoraggiato per questo da Montella, ha lasciato che il pallone rimbalzasse in difesa, ha lasciato che Candreva portasse il suo corpo. Candreva che si è tolto la maglia e ora subisce il cartellino giallo, ovviamente si è tolto la maglia esultando per questa rete, e si è attardato, il pallone rimbalzato e Candreva con un altrettanto preciso pallonetto ha beffato Donnarumma. L'Inter in vantaggio per 1-0, ha segnato Antonio Candreva al 36esimo. Ora è scatenato il pubblico di Ferrerazzurra sugli spalti del Giuseppe Meazza di Milano mentre continuano a sventolare i vessilli rossoneri alla destra dell'impianto di San Siro. Attenzione, Sosa da destra prova a saltare l'avversario, si tratta di Legatomolo, punta nuovamente Perisic in raddoppio di marcatura, il pallone che finisce sul fondo, vediamo cosa decide l'arbitro. Che si tratta, sì, di rimessa dal fondo in favore dell'Inter e non di calcio d'angolo come chiedevano gli uomini di Vincenzo Montella. Vincenzo Montella che ora guarda abbastanza perplesso l'interno del campo, la giocata abbastanza elementare da parte dell'Inter in chiave offensiva con il tocco in verticale lungo per Candreva, erano 40 metri esatto, duello in velocità perso da De Sciglio che ha perso anche la guardia dell'avversario, e lì Candreva però bravissimo a mantenere la lucidità, a disegnare lob che ha beffato Gigio Donnarumma dalla parte opposta, la verticalizzazione di Cusca per Bacca in area di rigore, pallone che cerca il colombiano di controllare prima di lui Medel che gli prende bene il tempo, si arrabbia Bacca che vorrebbe un calcio di rigore, solo fischi per lui da parte del pubblico interista. Dalla parte opposta i nerazzurri provano ad incombere nella tre quarti campo avversaria, ferma tutto Calabria dalla parte opposta, Gagliardini con la punta del piede per D'Ambrosio che insegue la palla così come la insegue De Lofeo, la meglio il giocatore dell'Inter che mette in movimento alle sue spalle Sabir Handanovic prestato da Carlito Bacca, il rilancio da parte del difensore, estremo difensore dell'Inter sui piedi di Sosa che intercetta bene la traiettoria, va a servire Suso, il tentativo di scambio con Kucica, capisce tutto Joao Mario che porta in avanti la sfera, prova a saltare l'avversario in serie, non ci riesce dalla parte opposta, Matti Fernandez sta riattivo e quindi nuovamente ancora Suso con la pallone sul piede sinistro, allarga dalla parte opposta Candreva che recupera, ferma il pallone, Veronica esagera, Candreva viene borseggiato nel suo tentativo di dribbling, Veronica da Sosa che adesso dalla posizione di centro-sinistra verticalizza verso Matti Fernandez, il pallone attaccato al piede del giocatore della Fiorentina che termina a terra la pressione di Gary Medel, regolare il calcio di punizione in favore del Milan. Siamo al 39esimo minuto nel corso del primo tempo, l'Inter in vantaggio per 1-0 al 36esimo, la rete di Antonio Candreva. Tra pochissimo torneremo a Roma per la messa in onda del secondo mini spot della giornata, ma c'è da raccontare questo calcio di punizione fuori della squadra rossonera. Il pallone collocato a circa 40-42 metri rispetto alla porta difesa da Samir Handanovic, molto decentrato a sinistra, ideale quindi per un suggerimento all'interno dell'area di rigore della formazione nerazzurra da parte, vedremo se di Sosa o di Kucka, entrambi con il piede destro, entrambi con la traiettoria a rientrare rispetto alla porta interista, rispetto alla porta nerazzurra, infatti retroguardia della formazione di Stefano Pioli che va a mettersi praticamente in linea all'altezza e della mezzaluna che delimita l'ingresso in area di rigore, parte il cross verso il secondo palo, Zoacpata che si coordina, mette in mezzo il rinvio della retroguardia dell'Inter, ancora Kucka che va sul lato destro del campo con Dobbia che capisce tutto, la sua rovesciata è preda di Calabria che prova ad evitare l'avversario, non ci riesce, adesso parte sulla sinistra Perisic, si trattava di Suso, il lancio in profondità, recupero prodigioso di Zapata, forse il migliore della sua squadra con Matti Fernandez fino a questo momento. Romagnoli
si ferma praticamente, arriva alle sue spalle João Mario, così come Candreva, il portoghese dà la destra, alza lo sguardo, disegna il cross in mezzo, non ci arriva per questione di attimi. Maurizio Icardi, il pallone dalla parte opposta, c'è forse anche un fallo di Icardi. 1-0 per l'Inter, siamo al 40°, noi torniamo a Roma per la messa in onda del secondo mini spot della giornata. Sostieni la rinascita delle Marche e visita la mostra Capolavori Sibillini, l'arte dei luoghi feriti dal sisma. Osimo, Palazzo Campana dal 19 febbraio al 1 ottobre 2017. Destinazione Marche, viaggio nella bellezza. eventi.turismo.marche.it. 41esimo, l'Inter in vantaggio sulle Milan per 1-0, la rete 5 minuti fa di Antonio Candreva, il Milan che prova a reagire, ora con Zapata, da questi a Kučka che manovra all'interno della prima tre quarti, si fa vedere Romagnoli poc'anzi distratto su un João Mario che gli ha soffiato il pallone, avanza lui nella posizione di mezzo sinistro, allarga verso la fascia laterale dove si trova De Lofeo, lo scambio indietro con il capitan De Sciglio, il quale alza lo sguardo e mette nuovamente in movimento il suo compagno di reparto Romagnoli, poi Zapata e poi Suso dalla parte opposta. Anzi, si tratta di Calabria perché Suso adesso è andato a appostarsi tra le linee a metà strada tra la difesa e il centrocampo di Stefano Pioli. Ora il Milan prova ad attirare a sé più giocatori possibili, palleggiando all'interno della propria tre quarti campo, addirittura al limite della propria area di rigore, nel tentativo di trovare spazi nella tre quarti avversario. Troppo lenta la manovra di Sosa, però, che alza la testa, vede sulla sinistra De Sciglio, aspetta il pallone De Lofeo, lo riceve in questo momento andando incontro alla traiettoria dalla posizione della sinistra. Centralmente Sosa, si muove adesso Calabria. Calabria chiede il pallone, non lo tiene, Bacca spalle alla porta, arriva Kučka, è arrivato Calabria a sorprendere praticamente alle spalle la difesa dell'Inter, non gli ha porto il pallone, il giocatore spagnolo, suo compagno di squadra, si è arrabbiato, il giovane terzino della Milan, che ora l'opportunità però di giocare corto ancora all'indirizzo di Kučka, eccolo Suso nuovamente tra le linee, lo scambio con l'ex genuano, il pallone che circola sulla corsia di destra, Calabria che lo ferma con l'interno del piede, deve evitare la guardia di Nagatomo, lo fa spostando a ritroso su un compagno di squadra, il lancio in verticale, Bacca prova a girarsi, poi il contrasto fisico con Gary Medel, che ha la meglio da quel punto di vista rispetto al colombiano, e lascia scivolare la sfera dalle parti di Samir Handanovic, che dopo due rimbalzi la fa su a mezza altezza e fa cenno ai propri compagni di squadra di abbandonare la tre quarti campo nell'azzurra, quando i minuti sul cronometro sono 42 nel corso del primo tempo e quando l'Inter è in vantaggio sulla Milan per 1-0. La rete è al minuto 36 ad opera di Antonio Candreva, rinvio con i piedi dal limite dell'area di rigore da parte di Handanovic sulla corsia di sinistra, troppo lungo per João Mario e Perisic, allora Zapata di testa va a dialogare con Calabria, lo scambio tra i due prima che ancora Zapata possa avanzare palla al piede con lo sguardo alto a cercare compagni all'interno della metà campo nerazzurra, non trovando nero libero, allora filandosi nuovamente alla destra del giovane terzino milanista, il quale restituisce immediatamente il pallone non trovando sbocchi accanto alla fascia laterale, si deve ripartire centralmente, ci prova Sosa, cerca e trova lo spazio proprio Zapata a portare il pallone quasi all'altezza della linea mediana, Suso incontro la sfera, la triangolazione stretta con Sosa e poi con Calabria sulla corsia di destra, il colpo di testa di Perisic, arriva Bacca con l'esterno piede, riesce a mettere sui piedi di Kučka che arrivava alle sue spalle in profondità, Mati Fernandes da libero, fa pitone, attenzione Bacca, posizione regolare, anzi no, così dice Guadalire che opera di fronte alla nostra postazione, e quindi calcio di punizione in favore dell'Inter all'interno dei propri 16 metri, ma anche questa manovra molto molto interessante sull'asse Sosa, Mati Fernandes, Bacca. E Mati Fernandes è stato avanzato praticamente tra le linee, non è più un canonico 4-3-3, ma soprattutto in fase di attacco c'è l'avanzamento sulla destra parte di Calabria, difesa a 3, Mati Fernandes che gioca quasi da trequartista, praticamente molto a ridosso delle punte e dunque ha più spazio, c'è stata questa verticalizzazione per Bacca. Attenzione Condobia in orizzontale, sbaglia Gagliardini, recupera il pallone, lo difende dall'attacco di Mati Fernandes e poi lo cede all'indietro per Miranda, quando i minuti sul cronometro sono 44 nel corso del primo tempo, l'Inter in vantaggio per 1-0 sul Milan, segnato che andrebbe al 36esimo, ora Perisic prova ad involarsi verso la ridicola avversaria dopo lo scambio con Icardi dalla corsa di sinistra, per il traverso di mezzo Icardi, ha raddoppiato l'Inter, ha segnato Maurizio Icardi, siamo 2-0, siamo al 44esimo e questo, come recita il manuale del calcio, triangolazione nella tre quarti campo avversaria, l'esterno che va verso la linea di fondo, cross arretrato verso il secondo palo, Maurizio Icardi a porta vuota e il gol per 2-0, ha segnato il centravanti, ha segnato il capitano dell'Inter, ha segnato Maurizio Icardi. Ed è la prima rete che Icardi fa al Milan, non era mai successo, era l'unica squadra della Serie A che per ora era sfuggito al centravanti argentino, questa volta è arrivato puntuale al cross che è stato in
indirizzato da sinistra da Perisic praticamente sulla linea di fondo, è arrivato, non è andato sul primo palo come abitualmente fa, ha aspettato, è arrivato alle spalle del difensore centrale e ha messo comodamente dentro a porta vuota. L'Inter conduce per 2-0. 36esimo Candreva, 44esimo Icardi. L'Inter che conduce per 2-0. Il Milan non sta giocando male, dobbiamo dire, ma evidentemente lì l'Inter, quando riesce a trovare spazi per correre sulle corsie esterne, così come aveva fatto il Milan con De Lofeo e Suso nella prima parte della partita, sta trovando adesso spazi invitantissimi per andare a nuocere dalle parti di Donnarumma. Attenzione al Milan che reagisce però sulla corsia di sinistra. De Lofeo evita un avversario, porta la sfera centralmente all'indirizzo di Sosa, il quale la gira verso Zapata. L'Inter che si riversa ora all'interno della propria metà campo nel tentativo di difendersi sull'iniziativa rossonera. Suso salta un avversario, salta anche il secondo, mette il cross dalla parte opposta. De Lofeo in area di rigore, un controllo precario, recupera in aggancio il numero 7, mette in mezzo il velo di Bacca, non ci arriva Mati Fernandez, ci arriva Miranda, poi rilancia in avanti Gagliardini dalle parti di Icardi, alle prese con Romagnoli, alla meglio Icardi che prova ad andare via, resiste una carica, arriva João Mario, uno contro tre, João Mario tunnel, dribbling, il secondo che non riesce, ai danni di Zapata che recupera, un minuto di recupero. Da qui alla termine del primo tempo, se non andiamo errati, se abbiamo sentito bene, si andrà avanti fino al 46esimo, siamo al 45esimo e 40 secondi, l'Inter che conduce per 2-0 sul Milan, Milan che prova ad attaccare, il lancio per Calabria, è preciso, a parte di Sosa perde il contrasto con Perisic, Calabria guadagna semplicemente una rimessa laterale e poi si appresta a rimettere il pallone con le mani all'interno del campo, gli si fa incontro Soso, il pallone non controllato al numero 8 da Condobiassi però all'indietro per Miranda, proprio nel momento in cui però il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi, dopo minuto esatto di recupero si va a riposo con il seguente parziale: Inter 2 Milan 0, Candreva e Icardi marcatori. Noi ci risentiremo tra pochi minuti per il secondo tempo del derby di Milano. Nuovamente collegati gentili ascoltatori con lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo dell'anticipo della 32esima giornata del campionato di calcio di Serie A. L'Inter è andata a riposo in vantaggio sul Milan per 2-0, le reti alla 36esimo di Antonio Candreva, alla 44esimo la prima nella stracittadina di Milano di Maurizio Icardi, ancora una volta imbeccato da Ivan Perisic. È stato comunque un primo tempo appassionante perché i continui capovolgimenti di fronti non hanno lasciato spazio alla noia, tanta emozione con la Milan che parte meglio, che confeziona almeno un paio di palle gol più un palo confezionato questa volta dalla destra di De Lofeo. De Lofeo che crea veramente il panico nella retroguardia avversaria, così come Sosa esce alla distanza. L'Inter è brava a sfruttare gli errori difensivi del Milan sul primo, il lancio in verticale verso Candreva non valutato al meglio evidentemente da De Sciglio, che si lascia superare alle spalle dall'ex giocatore della Lazio, il quale entra in area di rigore da destra, pennella il lob che beffa Donnarumma dalla parte opposta, lo scambio alla tre quarti di campo, ancora in ripartenza tra Perisic e Icardi, il tocco ritorno verso il croato che raggiunge la linea di fondo a sinistra, poi mette verso il secondo palo, a quel punto Icardi è completamente libero di fronte a sé, la porta completamente sguardita, non deve fare altro che spingere il pallone col piattone destro verso la rete rossonera proprio sotto la curva sud dove ci sono i tifosi del Milan, e quindi Inter che va a riposo per 2-0. Ma ripetiamo, è stato un primo tempo veramente molto molto appassionante, molto appassionante, che ha soddisfatto i tifosi neroazzurri. Ovviamente a proposito di tifosi neroazzurri, proprio sotto la nostra postazione c'è appunto un angolo di Cina, infatti alcuni tifosi sicuramente provenienti dalla Cina si sono fatti fotografare con una bandiera appunto del loro paese e poi hanno fraternizzato con i tifosi, quelli più milanesi, italiani, che erano sugli spalti. Per quanto riguarda il primo tempo, un derby davvero avvincente, ebbene era molto importante, a parte l'importanza, a parte il fatto che fosse il primo derby cinese, importante anche per la classifica, per l'Europa League. In questo momento l'Inter ha di nuovo fatto il controsorpasso alla Milan, è sesta in classifica a un punto dall'Atalanta, che ovviamente festeggia probabilmente per questa vittoria. Una derby molto con un elevato tasso tecnico, una partita a scacchi che non ha lesinato comunque le emozioni, sembra quasi un paradosso, ma invece è il frutto di una preparazione molto attenta da parte dei due tecnici. Le squadre si sono sfidate in un fazzoletto di terra, sono riuscite a inventare, a proporre delle invenzioni all'inizio, come sottolineato
tu, il Milan molto più abile a perforare la difesa nero-azzurra, con Medel in due occasioni in particolare in grandissima difficoltà sulle galoppate e di Sousa e di De Lofeu, e vedremo se appunto ci saranno dei cambi tra il primo e il secondo tempo. Dall'altra parte poi è venuto fuori l'Inter, che ha saputo sfruttare gli sbagli ed ha poi giocato molto ma molto bene in contropiede. Sto cercando di capire chi è il giocatore del Milan che si sta scaldando all'interno del campo dalla nostra postazione. È molto difficile individuarlo, anche perché non c'è numero sulla maglia e non c'è evidentemente Poli. Quindi si tratta di Poli, quindi di un centrocampista. Andiamo a vedere proprio la composizione delle panchine. Accanto a Stefano Pioli, il secondo portiere Carrizo, poi ci sono Androlli, Palacio, Biabiani, Ansaldi, Banega, Sainsbury, Santon, Eder, Murillo, Brozovic e Gabigol, Gabriel Barbosa. Dalla parte opposta, accanto a Vincenzo Montella, Storari, Plisari, La Padula, Onda, Ocampos, Gomez, Poli, appunto, Vangioni, Poli, Tanzanelli e Locatelli. Quindi molte possibilità per gli allenatori. L'altro centrocampista che si sta scaldando è un giocatore praticamente ignorato da Montella per moltissimo tempo. Evidentemente non lo vede il tecnico campano così adatto a recitare un ruolo protagonista nelle file del Milan. Si tratta proprio del giapponese Onda. Sì, Onda sì, potrebbe giocare. Diciamo che nel secondo tempo, dopo il vantaggio dell'Inter, ha cambiato modulo il Milan da un 4-3-3. Mi è sembrato che fosse un 3-4-1-2. Però che Ocampos, perché ha tolto la tuta, è pronto con il numero 11 a entrare sul terreno di gioco. Credo a questo punto vedremo al posto di chi, perché insomma si tratta di uno dei giocatori che possono andare a ricoprire la corsia esterna d'attacco. Di chi non sarà stato contento Vincenzo Montella? Di De Lofeu o di Suso? Beh, i due non hanno giocato male, anzi De Lofeu è stato uno che ha spinto tante volte, ha colpito un palo, oppure probabilmente Bacca. Giocherà, bisognerà vedere addirittura Montella, Locatelli, no. Insomma, anche se ancora la pettorina, quindi non credo che entrerà subito in campo. Lo vediamo che ora entra a fare riscaldamento, ma sicuramente ci saranno dei cambi. Ocampos in pratica è già pronto, ha dismesso la pettorina, si è allacciato lo scarpino, quindi probabilmente potrebbe entrare sul terreno di gioco. Qualcosa cambierà, dovrà essere un atteggiamento molto più aggressivo, probabilmente potrebbe togliere un centrocampo, giocare di fatto con una difesa a tre e ovviamente aumentare, allazzare il baricentro esponendosi al contropiede dell'Inter. Vedremo se sarà effettivamente così. Sicuramente entrerà Ocampos perché ha tolto la pettoria, ripetiamo, è entrato in campo con la maglia da gioco, con il numero che si vede chiaramente, mentre gli altri panchinari si stanno scaldando proprio all'altezza del terreno di gioco, all'interno del terreno di gioco, mentre le due squadre non sono ancora uscite dagli spogliatoi. C'è uno striscione ironico, dobbiamo dire, adesso dei tifosi del Milan. Buon appetito Lega Italiana, evidentemente non va giù loro moltissimo questo derby. Alle 12:30 c'è anche uno striscione che si sta alzando, c'è una scritta in cinese che sinceramente non comprendiamo, e c'è un signore che con dei bastoncini è pronto a ci sono così, dei soldi, ingurgitare sì, un rotolo, sì, di, un soldi, rotolo di soldi con la scritta 12:30 sotto con l'orario della partita. Probabilmente è riferito all'orario insolito per un derby della Madonnina, che invece è più proiettato verso il mercato asiatico, cioè. 862, più di 500 milioni di potenziali spettatori, anche perché là è un prime time, quindi sicuramente è più appetibile questo orario. Ecco, noi di questi termini prime time ne facciamo volentieri a meno, noi siamo la radio e saremo sempre qui, vero Umberto, a raccontarvi le partite a qualsiasi ora. Se volete anche un pochettino, e si è detto tra mille virgolette, alla vecchia maniera, ma insomma il calcio che ci piace alla fine è quello, è l'emozione di un pallone che rotola all'interno di un prato verde. Tutto il resto, per quanto importante, lo lasciamo un pochettino di contorno. Ci sentiamo in questo momento di sposare, si è detto anche questo tra mille virgolette, la tesi degli ultras, ma siamo abituati evidentemente a un modo, se volete anziano, se volete troppo romantico, di vedere e di raccontare il calcio, ma in fondo a noi piace così. E beh, anche perché il fascino di questo sport, che è intramontabile nonostante sia possiamo dire minacciato da una serie di interessi che vanno al di là del rettangolo di gioco, il primo tempo di questo derby ha dimostrato che poi alla fine quello che conta sono gli 22 che scendono in campo e sono le grandi emozioni che ha riservato questo primo derby, sì, made in Cina, derby che è stato giocato in un orario insolito, derby nel quale è stato bello nonostante
fosse in campo, fosse in palio, l'Europa League non era praticamente quei derby che a cui abbiamo assistito, nei quali c'era la Champions in palio, i derby in cui c'erano le semifinali di Champions, di una Champions famosa, poi vinta dalla Milan in finale contro la Juventus. Sì, effettivamente erano altri tempi, c'erano altri giocatori, c'erano proprietà nostrane che garantivano comunque un appoggio finanziario molto solido ai club. Quel tempo, per ammissione stessa poche ore fa di Silvio Berlusconi, sembra essere tramontato, non sappiamo se definitivamente o momentaneamente. Noi ci auguriamo che insomma tanti gruppi industriali italiani possano in qualche modo decidere le sorti del nostro calcio, anche appoggiando o prendendo in mano le redini dei grandi club, pur aspettando con grande curiosità e pure riservando una grande accoglienza a questi gruppi che arrivano da molto lontano, poi dagli Stati Uniti piuttosto e che dalla Cina, che vengono evidentemente ad investire tanti e benedetti soldi nel nostro calcio, nel nostro movimento. Ma il nostro calcio ha una storia, il nostro calcio ha una tradizione, cose che sono importanti e che vanno rispettate, che fino a questo momento sono state comunque rispettate, perché non dimentichiamoci che alle presidenze di Yong Hong Lee e di Suning fanno, come dire, da contraltare le gestioni di Ausilio e di Marco Fassone, due uomini di calcio fatti in casa, italianissimi, e che in qualche mano e in qualche modo hanno decisamente in mano le sorti dei rispettivi club. Beh, Fassone appunto è un ritorno all'Inter, è stato fino al 2015, poi se n'è uscito momentaneamente per poi rientrare appunto con questa nuova veste, una garanzia possiamo dire, anche perché è un dirigente molto ma molto abile, che nelle sue esperienze insomma ha vantato grossi club come la Juventus, il Napoli, è partito dalla Sampdoria, poi è ritornato all'Inter ed è rientrato. Intanto le squadre sono schierate per l'inizio del secondo tempo. Allora io vedo Bacca in campo, se non vado errato, ci sembra essere lui. Calabria qua, Suso da questa parte, dalla parte opposta dello Feo, quindi ancora no, è fuori dal campo Campos, ha rivestito adesso la pettorina, quindi Vincenzo Montella ci vuole pensare un pochino su ancora, mentre si riparte dal 2-0 in favore dell'Inter nel corso del primo tempo. Le reti al 36esimo di Candreva, al 44esimo la prima nella strada cittadina della Madonnina ad opera di Maurizio Icardi, Milan che batterà il calcio d'avvio, anzi lo ha già battuto il calcio d'avvio nel corso della ripresa. Attaccherà la squadra di Vincenzo Montella da sinistra verso destra rispetto la nostra postazione e si manovra il pallone con Romagnoli, la quale lo porta sui piedi di Zapata. Dalla corsia di destra Zapata è stato per lunghi tratti il migliore del Milan assieme a Sosa, poi dal punto di vista fisico forse si è un po' affievolita la preponderanza atletica del Milan, che aveva contrassegnato la prima mezz'ora di gioco. È uscita all'Inter con un paio di verticalizzazioni molto ficcanti, ha beffato la retroguardia di Vincenzo Montella, è riuscito a segnare due gol, il primo con Antonio Candreva, il secondo con Maurizio Icardi, perfettamente imbeccato da Perisic. Ora attenzione a Suso tra le linee, il pallone è all'indietro per il Principito Sosa, che lo scarica subito sulla corsia di destra. Siamo nella tre quarti di campo dell'Inter, allora Zapata con Calabria, un dialogo stretto, poi lancio in profondità per Bacca, troppo lungo, facile l'interpretazione, la lettura ad opera di Samir Handanovic, che può uscire quasi all'altezza del proprio dischetto degli 11 metri e far suo il pallone in presa. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il secondo minuto del corso della ripresa a Milano, l'Inter che conduce per 2-0 nel derby, l'Inter che conquista il pallone con Condobbia, verticalizzazione ora per João Mario, che allarga sul settore di sinistra, arriva Perisic a mantenere il pallone in campo, la testa della bandiera del corner per il traversone, l'altezza del primo palo, lo lisciano in molti, non però De Sciglio, che chiude la diagonale, poi scaraventa la sfera in avanti, viene commesso fallo, i danni di Suso ad opera di Condombia, la ripartenza del Milan che viene fermata, ma il direttore di gara che comanda il calcio di punizione in favore dei colori rossoneri all'interno della loro tre quarti campo, con Kuzka che studia il piazzamento dei propri compagni di squadra e sa per appoggiare il pallone in profondità, poi lascia l'incombenza a Zapata, il quale vede sul settore centrale libero il compagno di reparto Romagnoli, gli cede il pallone, la transizione guidata dall'ex giocatore della Roma, che fa però marcia indietro e mette nuovamente in movimento lo stesso Zapata, si muove verso destra, ora il Milan, Zapata che rinuncia a andare da quella versante di gioco e preferisce dialogare ancora con il suo compagno di squadra, sempre Romagnoli, poi De Sciglio, poi di prima intenzione Sosa, si inizia per De Lofeo che accomoda di sponda all'indietro per Mati Fernandez, ancora tocca riclose, sempre De Sciglio che gioca il pallone e lo porta centralmente sui piedi di Kuzka, proprio nel cerchio centrale del terreno di gioco. Suso a disponda all'indietro, niente meno che per il lontanissimo Gigio Donnarumma, costretto a uscire abbondantemente fuori dalla propria area di rigore, a porgere corto all'indirizzo di Romagnoli, è sempre Kuzka che si incarica di andare all'impostazione, Milan che fa un po' fatica adesso a sviluppare il suo gioco offensivo, c'è il lancio sull'estremo settore di sinistra ancora per De Lofeo, però contro due avversari, la sterzata di De Lofeo, D'Ambrogio che non ha bocca, sradica il pallone dai piedi dell'avversario, poi lo scava per Candreva, il quale poi lo lascia scivolare verso João Mario, c'è un recupero molto interessante ad opera di De Sciglio,
meglio, che consente al Milan di ripartire. Kuska tra le linee, Matti Fernandez alla posizione di mezzo sinistro, avanza fino al vertice dell'area di rigore, mette largo a beneficio di De Lofeo che punta ancora D'Ambrosio, poi in area di rigore arretrato su Kuska, arriva qualcuno alle sue spalle, il tocco però è pigro con Dombia altrettanto morbido nel tentativo di ripartenza, così come Susi quello di Tripli che gli viene messo in fallo laterale da parte di Gagliardini. Milan che si mantiene in proiezione offensiva con i minuti sul cronometro, sono 4 nel corso del secondo tempo, l'Inter in vantaggio per 2-0, palleggia Kuska, poi mette in movimento Zapata che arriva centralmente, potrebbe caricare il destro, vuole invece il dialogo con Suso che prova ad andare via, serve Calabria sulla corsia larga, evitato Perisic, ancora Suso, il pallone sul sinistro, il vertice, il tentativo di scambio tra i due con il terzino che potrebbe andare al traversone di fronte a sé Perisic, parte un cross di sinistro interessante, Medel prima di Bacca ad allontanare, Kuska sulla respinta che con l'interno piede addormenta ancora sui piedi di Suso, questa volta in posizione accanto alla fascia laterale, parte un altro traversone verso il secondo palo, arriva comodamente Samir Handanovic a bloccare in presa a mezza altezza nonostante l'incombere del numero 7 De Lofeo all'interno dei 16 metri azzurri. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto, ripetiamo, il quarto minuto nel corso del secondo tempo, l'Inter in vantaggio sul Milan per 2-0. Icardi in posizione di fuorigioco, era stato tutto comunque evitato da Romagnoli che con un retropassaggio aveva anticipato il tentativo da parte del centravanti dell'Inter, calcio di punizione già battuto da Gigio Donnarumma, ancora per Romagnoli che cerca tra le linee Matti Fernandez, pressato le spalle, perde il pallone, cerca di recuperarlo anche da terra, era meglio con Dobbia però dopo il tocco di Gary Medel, la triangolazione stretta è quella con Perisic, c'è l'ex Monaco che si affida ai piedi di João Mario, è partito a sinistra, Nagatomo riceve il pallone dal portoghese, va verso la linea di fondo, alza lo sguardo, una finta, mette palla sul destro, il tentativo di arrivare al vertice dell'area di rigore, viene francobollato da Calabria, ancora nell'uno contro uno Nagatomo all'interno dell'area per João Mario, cerca di andare via Sosa, non ci riesce, per la conclusione di Perisic, c'è pallone che rimbalza un paio di volte sui piedi di Candreva, in area parte il destro, pallone sul fondo, altra opportunità per l'Inter. Quando siamo giunti al quinto minuto nel corso del secondo tempo, rimane 2-0 il vantaggio nero-azzurro a spese dei milanisti, ma anche qui in questa occasione difesa del Milan rivedibile, troppi rimpalli, troppi ripensamenti, se cacciare via il pallone, se andare al dialogo stretto, morale sulla destra, Candreva con la sfera tra i piedi dalla posizione preferita e conclusione fuori di poco. E beh, il Milan ancora una volta ha denotato un certo nervosismo, anche perché è stato beffato nel primo tempo dal contropiede bruciante Perisic sull'asse, Perisic Icardi anche in questo momento si è fatto trovare distratta con Candreva che si è trovato da solo, ha tirato bene, forte, ma ha sbagliato. Intanto il tentativo di lancio di De Lofeo alle spalle di Miranda per Bacca, ha letto benissimo però ancora una volta la situazione, Handanovic è andato a bloccare il pallone in presa con Dombia, lotta contro Kuska, anticipa anche un avversario, se ne va Perisic a sinistra, Sosa che rimane su di lui, allora Calabria per Kuska, bruciato da Gagliardini, João Mario ancora per il croato, applausi del pubblico di fede interista, Perisic in posizione di alla sinistra, prova a saltare Calabria che non lo molla, sfera che raggiunge però con Dombia, allarga, povera da quel lato del campo dove si trova João Mario, francobollato da Zapata, il pallone che finisce fuori, la rimessa laterale che è in favore dell'Inter, i minuti sul cronometro che sono 6 nel corso della ripresa, l'Inter che è in vantaggio per 2-0, le reti della prima frazione di gioco, quella al 36esimo di Candreva, il raddoppio al 44esimo di Maurizio Icardi alla sua prima marcatura nella stracittadina di Milano, ancora la formazione di Stefano Pioli che prova ad incombere all'interno della tre quarti campo avversaria partendo però dalle sue retrovie, Gary Medel da difensore centrale per Condobbia, tentativo di mantenere il possesso della sfera, Suso che se ne va, anche Nagatomo il quale però recupera in velocità a spese dello spagnolo, porta il pallone all'indietro, poi lo porge in orizzontale, Miranda che si ferma, Suso che prova a disturbarlo, la finta di Miranda che poi però sbaglia, Bacca in area di rigore, prova ad andare via con le mani, Handanovic, Miranda nuovamente su Bacca, c'è un giocatore del Milan a terra, vediamo cosa succede, che l'arbitro non ferma il gioco perché continua e Miranda con il pallone tra i piedi all'altezza della linea di fondo, Sosa nel frattempo si è rialzato, il pallone che è finito sul fondo, Orsato che si arrabbia con Sosa, come dici, si è rimasto a terra, che sa cosa ti era successo, io ho lasciato proseguire l'azione, poi ti sei rialzato quando hai riacquisito il possesso della palla. E anche perché la Milan ha avuto un'ottima occasione con Bacca che è stata sventata da quell'uscita proprio al limite dell'area sul settore d'attacco destro della Milan, proprio sulla linea corta, il calcio d'angolo del Milan. Battuto corto, Matti Fernandez per Soso, parte la traversone, tentativo di rovesciata acrobatica elegante di Kuska, ma nel frattempo è arrivato a bloccare in presa e con comodità Handanovic dalla
dalla parte opposta a Calabria, senza fallo su João Mario. Avanza Calabria, serve Suso, prova ad andare via in mezzo a tre avversari, ci riesce, il numero 8 porge al limite per Matti Fernandez, allarga nuovamente su Calabria, le maglie della difesa interista che si stringono sul giovane terzino delle Milan, Gagliardini che ha la meglio, poi fa filtrare, c'è talmente che Candreva, molto spazio, ancora l'Inter in avanti, si muove, senza palla Icardi, Candreva che resiste alla carica di De Lofeo, porta il pallone sul settore di destra, quasi al vertice dell'area rigore, viene appoggiato da D'Ambrosio, si ferma Candreva, apre il traversone in mezzo, prima di Icardi, c'è però il rinvio di Romagnoli che si accontenta di spedire la sfera oltre il perimetro di gioco e quindi fallo laterale, ottavo minuto sul cronometro nel corso della ripresa, 2-0 per l'Inter, Inter che adesso può giocare un calcio speculativo, aspettare lì all'interno della propria tre quarti e ripartire negli spazi che gli vengono fisiologicamente offerti dalla pressione del Milan. Anche se in questa azione non è stato molto abile perché non c'erano compagni, Candreva ha preso il pallone, si è dovuto decentrare sulla destra ed era marcatissimo e non ha visto Perisic e João Mario. Grande scambio a sinistra, João Mario Perisic, avanza il croato, un rimpallo vinto, poi il tentativo di conclusione con precaria coordinazione da sinistra con il destro, avvitandosi e facendo perno proprio sullo scarpino sinistro, la sfera che è finita fuori all'altezza del primo palo di Gigio Donnarumma. E però anche in questa occasione triangolazione stretta, attacco di Perisic per João Mario, pallone di ritorno verso il croato che non ha gestito al meglio la propulsione offensiva sul lato di competenza che è quello sinistro. E tutto questo quando siamo giunti al nono minuto nel corso del secondo tempo, l'Inter in vantaggio sul Milan per 2-0, Milan che prova in qualche modo a guidare la transizione anche se in maniera piuttosto lenta e farraginosa, con Romagnoli adesso partendo dai difensori centrali, il primo Romagnoli, il secondo Zapata che arriva quasi al limite della linea mediana del terreno di gioco, poi si ferma nuovamente e porge al suo compagno di squadra e di reparto, il quale alza lo sguardo, tutti gli spazi sono intasati, ovvio che l'Inter adesso difenda con tutti e gli 11 dietro la linea del pallone, il lancio di Calabria in profondità per Bacca, anticipato senza problemi da Miranda, giravolta di Condobbia per João Mario, alle prese con Sosa, si libera dell'avversario spostando la sfera sulla settore di sinistra, Perisic ancora contro il Principito, pesca tra le linee Candreva che si libera bene, prova a saltare Matti Fernandez, abilissimo a sradicare il pallone di piede dell'avversario, così come Miranda in anticipo su Bacca dalla parte opposta, Gagliardini in area, Icardi di sponda al limite, Candreva aspetta l'arrivo di Gagliardini, lo coglie però in controtempo quando l'ex atalantino stava per penetrare nei 16 metri del Milan. E allora dalla parte opposta la squadra di Vincenzo Montella dalla corsia di sinistra si accontenta di una rimessa laterale del Sciglio dopo l'intervento in chiusura di D'Ambrosio, i danni di De Lofeo continuano a scaldarsi gli uomini di Vincenzo Montella dalla panchina, siamo giunti al decimo minuto nel corso della ripresa, l'Inter sempre in vantaggio sulla squadra rossonera per 2-0, Zapata che si porta nella metà campo avversaria con l'esterno destro, pesca sull'estremo settore di destro vicino alla linea del corner della linea di fondo, Calabria che va attraverso le versi, il secondo palo De Lofeo che prova a staccare, riesce a controllare il pallone dietro Matti Fernandez, il tentativo di giravolta Matti Fernandez, termina a terra, non c'è fallo sulla pressione di Gagliardini, contropiede dell'Inter, è partito Icardi in posizione di alla sinistra, attenzione siamo 3 contro 4, Icardi vertice dell'area, cross in mezzo, Perisic, c'è solo Perisic, un passaggio per Donnarumma dopo una genialata assoluta del 9 di Maurizio Icardi, il capitano dell'Inter aveva posto su un pallone, su un piatto di platino, un pallone invitantissimo per Perisic che arrivava solitario all'interno dell'area di rigore, è andato a battere di prima intenzione con il piattone destro, traiettoria centrale rasoterra, nessun problema per Donnarumma dalla parte opposta, è in posizione di offside, De Lofeo, le emozioni non finiscono mai, siamo all'11esimo, l'Inter è sempre in vantaggio sul Milan per 2-0. Le emozioni non danno tregua, in questo caso c'è stato un contropiede eccezionale, ora si battono 1-5 proprio Icardi e Perisic, con Icardi che era trattato sulla sinistra, una galoppata incredibile, ha bruciato sul tempo i difensori, poi nel momento in cui sono andati a chiuderli ha visto che si stava allargando Perisic, intanto c'è Locatelli ha cambiato che idea, sta... ha cambiato idea, sì, Montella. Sì, entra Locatelli ed esce Kučka, quindi praticamente è una sorta di doppio a regia, ora bisognerà vedere se sarà Locatelli a dirigere l'operazione oppure ci sarà Mati Fernandez avanzato con Sosa che sarà decentrato sulla corsia di sinistra, probabilmente potrebbe essere così almeno dalla disposizione degli uomini. Grande occasione dell'Inter che è stata sbagliata soprattutto da Perisic che è riuscita ad agganciare il pallone, non era un rigore, era qualcosa di più, praticamente alla fine è diventato un regalo questo di Pasqua per Donnarumma con un tiro ciabattato debolissimo, Candreva sulla corsia di destra, Candreva prova a saltare De Sciglio che non si fa in
ingannare al tentativo del giocatore della Lazio. La Milan che può ripartire, Bacca incontra il pallone, lo francobolla efficacemente Medel, recupera il pallone con Dobbio, lo scambia ancora con D'Ambrosio, prima Medel, poi in terza opzione Miranda che restituisce il pallone al giocatore del Paraguay, la quale avanza quasi al limite della cerca centrale del terreno di gioco, poi lascia il compito ad D'Ambrosio di verticalizzare su Candreva, il tocco è sbagliato, Chiagliadini che interviene sulla respinta contro i difensori della Milan, amministrano il pallone gli uomini Vincenzo Montella, ma non lo fanno bene questa volta con Mati Fernandez che lascia finire la sfera, ultimo perimetro di gioco e quindi in fallo laterale, una rimessa con le maniche, l'Inter andrà ad effettuare dalla fronte destra del suo settore offensivo, quando i minuti sul cronometro sono 13 nel corso del secondo tempo, l'Inter in vantaggio per 2-0, le reti nel primo tempo al 36esimo di Candreva, al 44esimo di Maurizio Icardi, ora c'è Miranda nel cerchio centrale del terreno di gioco, l'appoggio corto per Condobiare, troppo assalto addirittura per Sami Randano, invece all'altezza del limite della sua area di rigore viene pressato in maniera innocua e pigra da Bacca il rilancio del portiere nerazzurro nella zona di Romagnoli che colpisce di testa così come Locatelli, poi Mati Fernandez all'indietro per De Sciglio, lo scambio con Sosa che gira dalla parte destra del campo dove si trova Calabria, subito di sponda verso Zapata, la finta su Icardi, a beffare Maurizio Icardi, il pallone che scivola centralmente tra i piedi di Romagnoli, allargato verso la corsia di sinistra, molto abile De Lofeo ancora a saltare con un birillo D'Ambrosio, a puntare l'area di rigore, a superare in velocità Gagliardini dal fondo, parte il cross nell'area piccola, non ci arriva nessuno, ci arriva Perisic in ripiegamento difensivo, toglie il pallone dai piedi di Calabria che arrivava da lontanissimo, opportunità per il Milan, la velocità di De Lofeo non è assecondata dai compagni di reparto, è arrivato, probabilmente era troppo veloce per tutti perché è andato oltre la linea, praticamente ha superato tutti i difensori, è arrivato sulla linea di fondo, era quasi vicino al palo destro della porta difesa d'Andanovic, ha messo un pallone comodo che doveva essere una sorta di tapin di tiro, di rigore per un compagno di squadra, nessuno è riuscito a tenere il ritmo dello spagnolo. No, nessuno è riuscito ad abituarsi proprio al déjà vu col pallone, all'appuntamento con il pallone sul traversone imitantissimo di De Lofeo. Milan che adesso attacca da destra, dopo il corner, attenzione a Suso, parte il traversone in mezzo, attutito da un giocatore dell'Inter, ancora Perisic, il lancio in verticale per João Mario, in netto vantaggio su di lui, però Calabria che appoggia all'indietro per il lontanissimo Donnarumma, controlla quest'ultimo addirittura nella tre quarti campo del Milan, allarga sul settore di sinistra De Sciglio, poi Bacca, poi la sovrapposizione di De Lofeo, però il passaggio del colombiano è troppo lungo anche per la velocità del numero 7, recupera Gheri Medella all'indietro per Savi Lavanovic, il rilancio lungo ancora tra i piedi di De Sciglio che addormenta la sfera sul collo dello scalpino destro, poi scambia con i propri compagni di reparto, segnatamente prima con Romagnoli, poi con Zapata, quando siamo giunti al 15esimo nel corso del primo tempo, l'Inter che conduce per 2-0, il Milan che ci prova ad affondare nella tre quarti campo avversaria, lì dove però viene atteso dei giocatori nerazzurri che provano le ripartenze, ma sono i disimpegni sbagliati quelli di Nagatomo che fanno arrabbiare Stefano Pioli, perché l'Inter avrebbe la possibilità di ripartire con grande velocità in una tre quarti campo milanista ovviamente non è così densa di difensori come dovrebbe essere, visto che il Milan è sotto di due gol, adesso alzate molto il baricentro del suo assetto, e ancora Locatelli che è costretto al retropassaggio all'indietro per Donnarumma, il quale restituisce il pallone sulla pressione di Maurizio Icardi, una pressione però solitaria e non organizzata da parte del numero 9, ed allora ancora Milan, il lancio a sinistra di Locatelli preciso su De Lofeo, dribbli col primo controllo, termina a terra De Lofeo, non c'è fallo secondo l'arbitro, in ostruzione per D'Ambrosio, dalla parte opposta Sosa con il corpo riesce a domesticare un difficile pallone, lo porta in avanti, lo scambia nuovamente con Locatelli sulla posizione, Bacca, parte il tiro murato da Medel, il quale poi rilancia in fallo laterale il pallone, ancora opportunità per il Milan, ancora emozioni, siamo al 16esimo, l'Inter che conduce per 2-0, il Milan che spinge il piede sull'acceleratore, Locatelli dalla posizione di mezzo destro è attaccato alle spalle da Gagliardini, è costretto a perdere metri sul terreno di gioco, ad affidarsi a Zapata, il quale prova ad aggirare a sua volta Icardi, da questi a Locatelli, sempre Gagliardini nei pressi, e sempre adesso quella pressione che costringe all'errore i portatori di palla del Vincenzo Montella, con la rimessa laterale che viene ovviamente assegnata all'Inter proprio di fronte alla panchina occupata, nonostante Stefano Pioli che si sbraccia per dare indicazioni ai suoi uomini in campo, che ora se la prende evidentemente molto comoda per andare a rimettere questo pallone in campo con Nagatomo, il quale vede il movimento di Maurizio Icardi, non lo sfrutta, serve invece João Mario che restituisce il pallone al giapponese, si torna indietro dalle parti di Miranda che opera da terzino sinistro, siamo al 17esimo minuto nel corso della ripresa qui a Milano, Stadio San Siro, l'anticipo della 32esima giornata del campionato di calcio di Serie A, l'Inter in vantaggio su Milan per 2-0.
2-0 le reti tutto il primo tempo. 36esimo Candreva, 44esimo Mario Teccardi. Ora Joao Mario che deve resistere alla carica di Zapata, ci riesce porcendo Nakatomo, potrebbe andarsene dalla corsia di sinistra. Il giapponese viene affiancato da Perisic, il tocco è sbagliato, Calabria che recupera, mette sui piedi di Locatelli, con l'esterno del piede fa filtrare benissimo Sosa, poi il pallone nella triangolazione, Mati Fernandez, Bacca che avanza, De Lofeo a sinistra, il Milan che si rende pericoloso all'altezza del vertice destro dell'area di rigore dell'Inter. De Lofeo cerca la linea di fondo, superato Ambrosio, ancora De Lofeo, forse messo giù con una spallata, non c'è fallo secondo l'arbitro. De Lofeo che si lamenta molto per una strattonata che non viene valutata come fallo dal direttore di gara, che redarguisce lo spagnolo, anche se in maniera, anche se soltanto verbalmente. Siamo al 18esimo, l'Inter che conduce per 2-0. Direzione di gara fino a questo momento di Orsato semplicemente perfetta. Sì, perfetta anche perché riesce a lenire praticamente, a calmare, a sedare gli animi. In questo caso c'erano due uomini, c'era Souso, c'era appunto il De Lofeo che si stava lamentando, è arrivato, ha redarguito, non è stato cartellini gialli, però bisogna dire che sempre da quella corsia arrivano i pericoli per l'Inter, veramente incontenibile De Lofeo, un'accelerazione, ha un modo di portare la palla, è difficilmente leggibile dalla difesa dell'Inter. Rimessa laterale ancora per i nerazzurri, però sempre da sinistra, poco varcata la linea mediana del terreno di gioco, ad opera di Nagatomo, il quale scambia con Perisic, ancora il giapponese con Dobbiati, prima intenzione Joao Mario, spalle alla porta di tacco ancora per Perisic, Zapata che riesce in qualche modo a guadagnare il possesso del pallone, poi commette fallo probabilmente ai danni di Joao Mario, non secondo l'arbitro, ma Perisic è lì che ringhia sui portatori di palla milanisti e li costringe in qualche modo a vedersi respinto il suo tentativo verso la linea di fondo, rimessa in favore del Milan, già battuta da Donnarumma fuori dai propri 16 metri per Locatelli che può attaccare centralmente. Siamo alla 19esimo, osserveremo gli sviluppi di questo tempo offensivo del Milan. No, perché sbaglia Locatelli appoggiando a sinistra per De Ciglio, un pallone irraggiungibile che finisce fuori al campo, rimessa laterale in favore dell'Inter. 19esimo nel secondo tempo a San Siro, Inter in vantaggio su Milan per 2-0. Noi cediamo la linea a Roma per la messa in onda del penultimo mini spot della serata. Ghiaccio, arancia, crodino. Crodino, biondo aperitivo, zero impegnativo. L'Inter che prova a sgonfiare il pallone, si dice in gergo, cioè ad addormentare la partita, e fino a questo momento dobbiamo dire ci sta abbastanza riuscendo, anche se quando, come opportunamente dicevi tu Umberto, a pallone, il pallone fluttua sulla corsia di sinistra d'attacco del Milan, sostanzialmente tre piedi De Lofeo, per la retroguardia nell'azzurra sono sempre problemi. Ora attenzione a Perisic, sfiora semplicemente Donnarumma senza problemi invece. Mentre ci potrebbe essere un cambio all'interno sulla panchina nell'azzurra, perché c'è Pioli che sta dando delle ultime consigli ai Der, se ho visto bene dalla mia postazione, quindi potrebbe entrare in campo per dare velocità proprio sulla fascia, quella forse di cui ha bisogno l'Inter. Intanto il pallone viene giocato da Zapata all'interno della propria metà campo, nel cerchio centrale del terreno di gioco Locatelli che restituisce il pallone all'ex giocatore dell'Udinese, poi nuovamente Locatelli che vede a destra libero Calabria, anzi Sosa gli porge la sfera, avanza al piccolo trotto il numero 23, prova a scavare il pallone per lo stesso Calabria che attacca la linea di fondo, Nagatomo lentamente in anticipo lascia proseguire verso il fondo, ma l'ultimo a toccare era stato il nerazzurro, e allora l'arbitro addizionale fuori dall'area di rigore va a concedere il tiro dalla bandierina alla squadra allenata da Montella. Siamo al 20esimo nel corso del secondo tempo, l'Inter in vantaggio sul Milan per 2-0, il tiro dalla bandierina del quale andrà ad occuparsi ancora, se non andiamo errati, Sosa da destra, interno del piede destro, traiettoria d'uscita rispetto alla porta difesa da Stan Milandanovic che va a posizionare le sue pedine esattamente sulle zolle di terreno da lui richiesta all'interno dei propri 16 metri, la rincorsa da parte del numero 23 del Milan, il pallone in area di rigore salta di molti, Zapata non aggancia, poi al limite dei 16 metri della formazione nerazzurra De Lofeo palma con il destro, la parata miracolosa ad opera di Samir Handanovic, giro giusto da parte del numero 7 del Milan con l'interno del piede destro, la sinistra a cercare di non trovare il secondo palo, corner già battuto, corto Soso verso la linea di fondo, scambia con Sosa, ecco nel travessone, si alza Zapata, colpisce commettendo però fallo ai danni di un avversario, l'arbitro che arresta l'azione comanda il calcio di posizione in favore della formazione nerazzurra all'interno della sua area di rigore. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando aveva raggiunto il 21esimo nel corso del secondo tempo a Milano, l'Inter è ancora in vantaggio sul Milan per 2-0. E beh, appunto sta per completarsi il cambio che dicevo, probabilmente
probabilmente potrebbe uscire Perisic, mentre intanto lo gioco rimane ancora fermo. Se vedo bene dovrebbe essere Miranda che è terminato a terra, che in questo momento si sta rialzando. Una partita che non Eder, confermiamo che ha già dismesso la pettorina, sta per entrare in cambio, sta per entrare in campo, vediamo se verrà effettuata questa sostituzione. No, bisogna aspettare che la pallone esca un pochino, sì, quindi una punta in campo, anche se una punta esterna, vedremo al posto di chi. Eder, per la verità, lì nel reparto offensivo può recitare più ruoli, vedremo come lo sistemerà, soprattutto al posto di chi, Stefano Pioli, mentre attenzione a Mati Fernandez sulla corsia di sinistra con Dobbia che prova a sbarrargli la strada, il pallone che finisce fuori, la rimessa laterale è in favore della formazione rossonera, è Mati Fernandez che lascia l'incombenza De Sciglio, eccolo qui Perisic. Il cambio, eh sì, fuori Perisic che ha speso evidentemente tantissimo, e dentro Eder, più veloce, più minaccioso, più attaccante rispetto a Perisic, magari perde qualcosina nella fase di interdizione l'Inter, ne guadagna nei possibili potenziali contropiede che potrebbero adesso caratterizzare questa fase finale del derby. È un gioco sulla quale deve puntare la squadra nerazzurra, che sicuramente deve aspettare, deve difendere. Ci sono gli applausi appunto per Perisic, una standing ovation per questo giocatore, per la sua uscita dal campo, e poi gli applausi appunto per Eder che entra in campo. Il Milan sempre comunque minaccioso, che sta premendo, sta mettendo tutto per tutto per riuscire a risollevare una partita che, ricordiamo, lo vedi in svantaggio per 2-0. Attenzione. Attenzione con Dobbia che prova ad andarsene, vince due contrasti, spera che rimbalza letteralmente sul fondo campo, lontanissimo rispetto a dove stava invece ballonzolando fino a pochi attimi prima. La rimessa dalla fondo è in favore del Milan, 23esimo in corso, l'Inter che è in vantaggio per 2-0. Ovviamente fanno festa i tifosi nerazzurri negli spalti alla nostra sinistra, non si fanno certamente intimorire i loro dirimpettai nella curva sud del Milan, che nonostante il passivo continuano a sventolare i vessilli rossonini del cielo di Milano. Calabria in verticale, Suso subito pressato da Nagatomo, alza adesso il baricentro del suo schieramento Stefano Pioli, proprio nel tentativo di inibire la costruzione della manovra del Milan partendo dalle retrovie, e ci riesce guadagnando una rimessa laterale molto distante rispetto alla sua area di rigore. Dal fronte offensivo sinistro João Mario contro due avversari, perde il pallone, arriva Nagatomo però in due su di lui, Locatelli alla meglio, Sosa con la punta del piede verso De Lofeo che non può arrivarci, è subito fallo per il Principito, e allora il calcio di punizione è in favore della squadra che per le statistiche gioca, e per il calendario meglio, gioca in trasferta in questa partita, anche se si tratta di un derby, quindi si tratta del Milan. Il pallone che viene collocato sul punto di battuta all'interno della tre quarti campo rossonera, Locatelli che lo gioca sulla destra a beneficio di Zapata che avanza al piccolo trotto, supera la linea mediana, scarica sul settore largo dove si trova Calabria, un tentativo di andare via Martin Eder che si fa vedere subito, però in fase di interzione, quindi in fase difensiva, dalla posizione sostanzialmente di esterno basso sinistro riesce a mettere la sfera oltre il perimetro di gioco, infatti in fallo laterale è ripresa la partita, è sempre il Milan che manovra proprio sotto la nostra postazione. Ripetiamo che il Milan attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione, Calabria sempre contro Eder, si accentra Soso, Eder che interviene, Suso da terra, non sappiamo cosa e come vada interpretato secondo regolamento e questo atteggiamento, ha trattenuto il pallone, allora Orsato ha comandato il calcio di punizione. Sì, è alzato anche la mano perché un calcio di punizione diretto, proprio perché c'è stato questa sorta di ostruzionismo da parte di Suso che ha messo il pallone, era praticamente con il sedere per terra e sotto le gambe ha nascosto il pallone. Calcio di punizione, Miranda battuto dal difensore brasiliano in verticale, Icardi di prima indietro per Eder, colpisce il pallone con le mani, se ne accorge l'arbitro, allora ci sarà il calcio di punizione nuovamente in favore dell'Inter. Romagnoli che adesso sistema con cura il pallone sul punto di battuta, lo scambia con Zapata, ancora l'ex giocatore della Roma, sempre alla piccolo trotto, è difficilissimo andare a trovare spazi in una retroguardia munitissima, quella dell'Inter che ha alzato, ripetiamo, è molto il baricentro della sua azione. Mati Fernandez di sponda verso sinistra dove c'è De Sciglio, da questa in profondità De Lofeo, ancora Mati Fernandez, è partito De Lofeo, è stato ignorato l'ex giocatore della Fiorentina, non da De Sciglio, ma questa volta De Lofeo è marcato, deve ripartire quindi da molto lontano il Milan all'interno della propria tre quarti campo e girare quindi da sinistra verso destra, lì dove si trova Zapata, qui si perde un pochino in velocità perché non c'è De Lofeo ma c'è Calabria che adesso prova a puntare, e Nagatomo aggancia il pallone in acrobazia, il giovane terzino della Milan, il numero 96, alle sue spalle c'è Suso, immediatamente servito lo spagnolo in orizzontale, ora in posizione centrale, e c'è Locatelli, il movimento di quest'ultimo verticalizza
Bacca spalle alla porta, in due su di lui, Bacca alla meglio Medella, si allunga il pallone, poi lo recupera, non arriva Mati Fernandez, arriva invece D'Ambrosio a scaraventarlo in avanti in una zona dove non può arrivare Riccardi, il rilancio è quello di Romagnoli, il controllo di petto ancora di Locatelli, il retropassaggio a beneficio di Zapata nel cerchio centrale del campo, i minuti sul cronometro che sono 27 nel corso del secondo tempo, l'Inter che conduce per 2-0, il Milan che prova ad attaccare, eccolo De Lofeo a sinistra ed ecco subito la preoccupazione dei tifosi dell'Inter che vedono il numero 7 incombere quasi all'interno dell'area di rigore, prova il traversone, esce dai 16 metri, porta a spasso il pallone, serve Locatelli d'esterno di prima intenzione dalla parte opposta, Suso sta per arrivare dalla linea di fondo, rimette in mezzo un cross sul quale Medella arriva prima di Bacca dalla parte opposta, ancora Locatelli vince il contrasto con Giaumario alle sue spalle, Zapata prova in qualche modo a corroborare l'attacco milanista, ma adesso tutto arroccato all'interno del primo tre quarti campo, l'Inter riesce a rinviare il pallone, brividi per Romagnoli, alle sue spalle stava per arrivare Icardi, l'ex giocatore della Roma con la punta del piede per i propri compagni di squadra del settore sinistro, Bacca imbeccato all'interno dei 16 metri, questa volta è l'Inter, ruba palla in maniera fallosa? No, non aveva rubato palla fallosamente a Samir Handanovic, sì, Bacca, poi però ha perso al vertice dell'area piccola destra il controllo stesso del colombiano e l'Inter in qualche modo è riuscito a sventare la minaccia ed erre dalla parte opposta in posizione di alla sinistra, porta Zapata con la punta del piede, gli mette il pallone fuori dal campo, rimessa laterale in favore dell'Inter dal fronte offensivo sinistro della squadra dell'Azzurra, ancora Lamentere mentre si accascia a terra un giocatore del Milan, vediamo di chi si tratta, probabilmente di Sosa se non abbiamo visto male. Sì, deve essere colpito da crampi, arrivano i sanitari. Beh, c'è stato un chiarimento tra Bacca e Handanovic. Handanovic ha mimato, ha detto mi hai dato un calcio. Il discorso qual è stata una ghiotta occasione da parte dei rossoneri, perché con Bacca erano andati all'interno dell'area di rigore, era stato scortato il pallone, era dovuto uscire Handanovic proprio sui piedi dell'attaccante del Milan che in un contrasto era riuscito a prendere il pallone, si era trovato a porta vuota, ha aspettato, forse anche lui pensava che l'arbitro fischiasse, l'arbitro non ha fischiato, Handanovic è riuscito a rimontare questa posizione di grandissima difficoltà ed è sfumata questa occasione nitida per il Milan. E poi i giocatori dell'Inter che si lamentavano da Orsato, il quale ha allargato le braccia come a dire per me non c'è fallo. Inter in possesso del pallone, siamo al 28esimo, attacca da sinistra la squadra di Stefano Pioli con Nagatomo, prova a girarsi il giapponese, cerca e trova Eder, alle sue spalle c'è Kondogbia, il tentativo di andare via sempre da quel lato del campo viene però frustrato da Locatelli, Sosa che nel frattempo è entrato in campo, Eder alle sue spalle con grande reattività, gli mette il pallone fuori dal campo e quindi la rimessa laterale è in favore del Milan proprio di fronte alla panchina di Stefano Pioli, ma ci sono ancora delle sostituzioni probabilmente, vediamo se qualcosa cambierà, no, ci sembra semplicemente che Sosa e Zapata deve semplicemente allacciarsi lo scalpino, Sosa invece si ha le prese con un problema di crampi, la gamba sinistra molto molto indurita da parte del numero 23 che potrebbe abbandonare il campo a beneficio di chi? Forse la Padula. Padula. Sì, infatti la Padula, probabilmente ci sarà ancora uno schieramento, ancora un avanzamento della baricentro, anche se da un punto di vista tattico non cambia molto perché sarà Locatelli insomma, che ha le chiavi, sì, ha le chiavi del centrocampo, però con la Padula che sicuramente andrà ad aumentare questo potenziale offensivo. Ovviamente Montella deve giocare il tutto per tutto, è la trentesimo. È 4-2-4, questo è il 4-2-4 di Conte e Ventura. Con Calabria e De Sciglio Terzini, con Romagnoli e Zapata difensori centrali, due centrocampisti, Locatelli e Zapata, e poi gli attaccanti Bacca, La Padula, Suso e De Lofeo. Sì, con Mati Fernandez e Locatelli che sono a centrocampo. Esatto, Mati Fernandez e Locatelli in mediana e i quattro attaccanti. 4-2-4 classico, adesso è schierato da Vincenzo Montella nel tentativo di riaprire il derby. Siamo alla mezz'ora, l'Inter in vantaggio per 2-0. João Mario che salta, Zapata più in alto di lui, poi La Padula in anticipo su Gagliardini, poi però Gary Medella, specie di Bacca, il rilancio di Miranda, arrivano a chiudere, a sbarrare la strada i difensori del Milan e Icardi che provava a penetrare centralmente verso l'area di rigore della formazione rossonera, allora De Lofeo che guida la transizione a sinistra in coabitazione con Calpitano di giornata, vale a dire De Sciglio, all'indietro c'è Mati Fernandez che appoggia il tema offensivo della sua squadra, porta la sfera sulla fascia laterale, De Lofeo che la controlla contro Gagliardini, De Lofeo ancora a cercare la linea di fondo, questa volta presume un po' troppo dalla sua velocità il giocatore spagnolo e trascina
il pallone sul fondo, concedendo la semplice rimessa alla formazione di Stefano Pioli. Intanto sta per entrare, sta in una contromossa da parte di Stefano Pioli. Murillo ha avuto le ultime istruzioni, quindi probabilmente fra poco dovrebbe entrare sul rettangolo di gioco proprio per ammortizzare questo schieramento offensivo, questo 4-2-4 di Montella. Vedremo se effettivamente sarà così. Si sta scaldando anche Biabianini. Nel frattempo Stefano Pioli a discutere con i suoi secondi, a cercare di capire come si può interpretare tatticamente questa fase finale delle derby. Ripetiamo, siamo al 31esimo, quasi al 32esimo, 13 alla fine e salvo recupero, l'Inter che conduce per 2-0. Le marcature tutte nella prima frazione di gioco, al 36esimo di Candreva, al 44esimo di Maurito Icardi. Prova a reagire il Milan, la Padula per Bacca, difende il pallone il colombiano alle sue spalle, Miranda non gli concede tregua, Mati Fernandez con fallo su un avversario, il calcio di punizione in favore dell'Inter. Si arrabbiano un po' proprio con Mati Fernandez, i giocatori nerazzurri, e segnatamente Antonio Candreva, l'autore della prima rete, della rete che ha sbloccato la partita alla 36esimo di gioco, nel corso del primo tempo ovviamente. Nel frattempo c'è però il calcio di punizione in favore dell'Inter all'interno della propria del campo. Vediamo Gary Medel, uno dei protagonisti di questa sfida di mezzodì, come l'hanno chiamata i tifosi nerazzurri, che adesso danno spettacolo nella curva nord, il loro feudo. Icardi si libera fallosamente di Sosa, calcio di punizione in favore dell'Inter, già battuto. E allora vediamo, anzi di Romagnoli, scusate, Sosa è uscito dal campo. C'è Suso in possesso di palla dalla posizione di ala destra, salta agevolmente Nagatomo, serve Calabria che ha spazio per avanzare. Calabria evitato nuovamente Nagatomo, finisce giù il terzino del Milan, non c'è fallo secondo l'arbitro, sarebbe il numero 96. L'Inter che palleggia all'interno della prima tre quarti di campo, lo fa in maniera però non precisissima Gagliardini, che consente a De Lofeo di superare in velocità lo stesso Gagliardini, anzi lo stesso Candreva. Eccolo nuovamente De Lofeo all'impostazione, scava il pallone per Locatelli, il quale lo alza ancora sulla testa di Candreva per i piedi di Mati Fernandez, il quale lo distribuisce a ritroso, cioè decide in appoggio, così come De Lofeo in profondità. Locatelli se ne va a due avversari, serve Bacca, limite, chiusura provvidenziale di Miranda. Che trama del Milan, che capacità di palleggio però degli uomini di Vincenzo Montella, che insistono lì davanti. Suso viene circondato, gli strappa il pallone dei piedi, João Mario che prova ad andarsene dalla corsia larga, serve Icardi, su di lui Romagnoli, il pallone fuori dal campo con le mani ancora João Mario per Icardi, che evita con un dribbling e rientrare lo stesso Zapata, porta il pallone lateralmente, c'è libero Candreva della zona destra del campo, viene premiato l'ex giocatore della Lazio, arriva anche D'Ambrosio in sovrapposizione, avanza Candreva quasi al vertice, poi porge all'indirizzo di Eder, un cattivo controllo, Mati Fernandez che sporca il pallone, non gli impedisce tuttavia di correre verso i piedi di Gagliardini, che lo cede nuovamente a Candreva. La Inter che prende tempo, fa scorrere secondi preziosi sul cronometro e mantiene il pallone lontanissimo rispetto alla sua area di rigore. Palleggio con Candreva e Gagliardini, che allarga sull'estremo settore di sinistra, arriva dalla linea di fondo João Mario contro un difensore rossonero, si trattava di Calabria, retropassaggio all'indirizzo di Nagatomo, poi Eder che partecipa ovviamente alla costruzione della manovra offensiva della sua squadra, sbaglia Gagliardini, recupera Bacca, controllo difettoso con Dobbiaghe, ne approfitta l'interdizione di Locatelli e Bacca semplicemente adesso ruggisce, così come la Padula, sui portatori di palla avversari. La Padula che lancia De Lofeo sulla corsia di destra, attenzione, c'è spazio per il Milan. De Lofeo punta i difensori del Milan, mette in area di rigore per Bacca. Bacca, la palla sul destro, D'Ambrosio però con grande scelta di tempo, grande lettura difensiva dell'ex Granata, poi Eder che avrebbe spazio per attaccare la metà campo avversaria, porge pigramente per João Mario, anticipato da Calabria. Milan che è di nuovo lì con Suso in area di rigore, Bacca esce, Andanovic, la porta è vuota, parte il cross, De Lofeo che si alza ma non ci arriva, e alla fine il pallone viene giocato da Candreva, rimane a terra De Lofeo, poi si rialza Candreva che gioca corto su Miranda. Le emozioni, lo continuiamo a dire e non ci stancheremo mai di farlo, non finiscono mai. Siamo al 35esimo, l'Inter conduce per 2-0, è un derby meraviglioso. Sì, soprattutto da un punto di vista agonistico, perché le squadre ce la stanno mettendo proprio tutta, soprattutto il Milan. Intanto c'è il cambio che avevamo annunciato, entra, sta per entrare Murillo in campo, vedremo al posto di chi. Si alza la lavagna luminosa ed esce João Mario, che probabilmente arriveranno anche gli applausi per il giocatore portoghese, così sono, li potete sentire. Il pubblico del Meazza con Nagatomo che, dopo aver dato un 5, va a sentire le disposizioni tattiche da parte di Stefano Pioli. Un derby che veramente fa entusiasmare questo spettacolo, quasi entusiasmare gli spettatori, anche quelli di fede milanista, ovviamente gli interisti che aspettano. Esce Calabria ed entra Ocampos, quindi diciamo così, non proprio un attacco
attaccante, ma certo un... già giocava con la difesa a tre, Calabria era molto avanzato probabilmente sulla fascia, quindi allora, ancor di più. Vediamo come si mette adesso il Milan, cerchiamo di capire un attimo, perché ci sono in campo due esterni che sono Ocampos da una parte, De Lofeu dall'altra, che si scambiano, viene arretrato Suso probabilmente all'altezza dei giocatori di mediano. Suso con Mati Fernandez e con Locatelli, rimangono lì la Padula e Bacca, ovviamente insomma atteggiamento a dir poco offensivo ora di Vincenzo Montella, che ha poco da perdere in questo finale di partita. Siamo al 36esimo, l'Inter che conduce per 2-0, eccolo qui Suso proprio arretrato sulla linea mediana, la supera in questo momento il giocatore spagnolo, poi sterza per mettere palla sul piede prediletto che è quello sinistro, è appoggiato in orizzontale verso Mati Fernandez, la quale allarga il gioco proprio per Ocampos che parte dalla posizione di alla sinistra per il traverso di mezzo insidioso, il colpo di testa di Medella allontanare, si alza un campanile, Medella che perfeziona il suo disimpegno sforbiciando verso il cerchio centrale del campo, non concede spazio a Romagnoli, a Icardi, ma lo fa in maniera fallosa secondo il direttore di gara, il signor Orsato della sezione di Schio, che comanda il calcio di punizione in favore del Milan proprio nel cerchio centrale del retaggolo di gioco, calcio di punizione che verrà battuto con tutta la calma del caso ovviamente dagli uomini di Stefano Pioli, mentre Vincenzo Montella continua a dare indicazioni ai propri giocatori in campo, evidentemente indomito il tecnico del Milan, lancia in profondità per Candreva in posizione di ala destra e va su di lui un avversario, si tratta di Ocampos che però non viene saltato, Mati Fernandez gioca di sponda con Locatelli dalla parte destra del terreno di gioco, adesso il Milan con De Sciglio, da questi a De Lofeu, prova il dribbling ai danni di Nagatomo che questa volta non agucca, il pallone che finisce fuori, la rimessa laterale operata dallo spagnolo, all'indietro per Locatelli in fase di impostazione, parte la verticalizzazione verso Bacca, leggermente troppo lungo il lancio sulla Padula invece con Svera che viene intercettata dopo un rimbalzo all'interno dell'area di rigore dell'Inter da Samir Handanovic. Siamo al minuto 37 nel corso del secondo tempo, 8 al termine, salvo recupero, l'Inter conduce per 2-0, l'Inter che dobbiamo dire nonostante qualche sbavatura, nonostante qualche rischio, ha gestito al meglio il doppio vantaggio nel corso della ripresa, ha rischiato pochissimo all'interno della propria area di rigore, invece ha provato ad offendere in quell'altro, in particolar modo con Perisic impeccato magistralmente da Icardi, Perisic ha divorato il gol della sicurezza, il gol del 3-0 dalla parte opposta, ancora De Lofeu a puntare Nagatomo, il rodoppio di marcatura di Condovia, se ne va De Lofeu dal fondo per il traversore in mezzo all'altezza del primo palo, va Miranda di testa, mette in posizione il pallone oltre il fondo e quindi in corner, già battuto corto De Lofeu per Suso, il numero 8 contro Nagatomo lo fa saltare, poi mette in mezzo con il destro, la rete da parte del Milan di Romagnoli, se non andiamo errati ha segnato lui, sì, sì, ci sembra proprio lui. Il centrale del Milan con lo scarpino destro, con la suola anzi dello scarpino sinistro, ha colpito il pallone all'altezza del primo palo, forse c'è stata anche una deviazione, ha segnato il Milan, ha segnato Romagnoli, c'è ancora un derby a San Siro perché mancano poco più di 7 minuti, l'Inter conduce ora sì ma per 2-1, un solo gol di distanza tra le due squadre, derby meraviglioso, continuiamo a dirlo. Sì, anche perché c'era questa azione del Milan che sembrava un'azione assolutamente innocua, un cross che sembrava essere preda della difesa dell'Inter rafforzata dopo l'ingresso di Murillo dalla destra, è arrivato Romagnoli, non si sa come ha messo lo scarpino praticamente avanti a tutto e ha portato in vantaggio il, cioè ha fatto accorciare le distanze al Milan. Attacca il Milan, Suso, parte il cross in mezzo, Mourinho ad allontanare sui piedi di Mati Fernandez all'altezza dei 30 metri, Milan adesso selvaggiamente in avanti alla caccia del pareggio, Suso sulla corsia di destra per De Lofeu il quale punta a Condobbia, prova ad andarsene, Condobbia che resiste al tentativo di dribbling da parte dell'avversario, Condobbia che scorta il pallone fino alla linea di fondo, deve però mantenerlo all'interno del terreno di gioco perché lì si è piantata la sfera che viene ricacciata in fallo laterale in maniera dir poco affannosa da Miranda, il Milan che adesso spinge forsennatamente all'interno della tre quarti campo avversaria con Locatelli, tentativo di dribbling che riesce all'altezza del versante offensivo destro della squadra di Vincenzo Montella, il quale si sbraccia per dare indicazioni ai propri giocatori in questi minuti appassionatissimi finali di un derby che non finisce mai, appunto poi nuovamente l'Inter che rinvia il pallone, Milan che lo riguadagna, attacca da destra con De Lofeu contro Nagatomo che questa volta la meglio sullo spagnolo, rinvio lungo verso Icardi, c'è Zapata in netto anticipo, c'è De Sciglio che controlla il pallone all'altezza della fascia laterale proprio di fronte alla panchina occupata da Vincenzo Montella, De Lofeu che ingaggia il duello ancora con
risponde Nagatomo con la punta del piede deviato per il proprio Cattivano, che vuole verticalizza verso Matti Fernandez, c'è l'intervento in chiusura di Miranda, ma l'Inter non riesce più a uscire, il Milan è lì a premere, sbaglia De Lofeo, cerca di recuperare Ederra, poi Locatelli, poi all'indietro, però il pallone gestito da Mourinho per Candreva che si invola nella metà campo del Milan sulla corsa di destra, viene messo giù in maniera regolare secondo il direttore di gara, rimessa laterale semplicemente in favore del Milan che può ancora gestire il pallone al 41esimo nel corso della ripresa. Tra pochissimo torneremo a Roma per la messa in onda dell'ultimo mini spot pubblicitario della giornata, ma osserviamo ancora gli sviluppi di questo tema offensivo del Milan che sotto di un gol deve recuperare il derby, c'è De Scigli in possesso di palla dalla posizione di mezzo destro, allarga beneficio di De Lofeo, non sfrutta la sola posizione di Matti Fernandez, lo fa semplicemente in questo momento, anzi si tratta di Suso contro tre avversari, mette palla sulla sinistra, lo spagnolo prova a scambiare con il connazionale, poi invece punta la linea di fondo, non riesce a saltare gli avversari, in particolar modo Miranda che tiene lì la sfera quasi all'altezza della mezzaluna del corner, commette fallo Suso, l'arbitro se ne accorge, calcio di punizione fuori dell'Inter, 41esimo a Milano, l'Inter vantaggio sulle Milan per 2-1, linea a Roma per la messa in onda dell'ultimo mini spot di questo pomeriggio. Le Marche, dove l'Italia è più Italia che altrove. 21 bandiere arancioni, 23 borghi più belli d'Italia, tra colline e montagne, abbazie, musei e shopping d'autore. Destinazione Marche, viaggio nella bellezza. turismo.marche.it. Ammonizione per Samir Handanovic per aver perso troppo tempo allo sviluppo di quel calcio di punizione che non è ancora partito, che non è ancora stato effettuato dai giocatori dell'Inter che continuano a rosicchiare secondi sul cronometro, 41esimo e 30 nel corso della ripresa, l'Inter in vantaggio per 2-1, la rete, lo ripetiamo, proprio pochi minuti fa a 7 dalla fine, ad opera di Romagnoli, mentre attenzione Ocampos sulla corsia di sinistra, l'Inter che stringe i denti, il Milan che prova ad affondare i canini nella retroguardia avversaria, ecco nuovamente Ocampos all'indietro per l'autore della rete che ha dimezzato lo svantaggio, la dire Romagnoli, quindi Locatelli sulla corsia di destra, attacca in qualche modo il Milan con De Sciglio, servito Suso, subito pressato da Miranda e costretto a scaricare per il proprio Caticano, va De Lofeo a servire nuovamente il numero 8 dalla corsia di destra, la posizione regolare ancora, vediamo Suso fermato con la punta del piede da Miranda, i giocatori sono molto stanchi, quelli del Milan però continuano ad attaccare, Suso, De Lofeo, arriva nuovamente Miranda, lottano adesso maglie bianche e maglie nerazzurre all'altezza della fascia laterale, c'è un fallo di un giocatore dell'Inter, c'è il calcio di punizione in favore del Milan, probabilmente il tocco con le mani è stato di Gagliardini, cadendo a terra ha sporcato palla con l'avambraccio destro, e lì il direttore di gara che è arrivato per indicare il punto di battuta dal quale dovrà partire il calcio di punizione, il calcio da fermo viene fuori della formazione milanista, quanti minuti sul cronometro, sono 43 nel corso del secondo tempo, l'Inter che conduce per 2-1, il Milan che ha accorciato le distanze alla 38esimo con Romagnoli all'interno dell'area di rigore, la sua zampa con i tacchetti dello scarpino sinistro alle spalle del colpevole Handanovic che ha visto schizzare il pallone in fondo al sacco, non poteva veramente nulla in quell'occasione il portiere della formazione allenata da Stefano Pioli, mentre si disseta proprio Romagnoli quasi all'altezza della porta dell'Inter, anzi all'interno dell'area piccola dell'Inter, il calcio di punizione partirà dall'estremo settore di destra di fronte alla panchina di Vincenzo Montella, e sa con ogni probabilità un cross all'interno dell'area di rigore dell'Inter dove vanno appostandosi i difensori nerazzurri, attaccanti rossoneri, anche se non nei ruoli evidentemente, ma nella posizione per andare a offendere, a cercare invece di respingere l'iniziativa che parte da un calcio da fermo, quello che distribuirà Suso con l'interno del piede sinistro, adesso la traiettoria di entrare verso la porta di Samir Handanovic in favore del Milan, Inter momentaneamente in inferiorità numerica per il colpo alla testa ricevuto da Gagliardini, l'azione che vi abbiamo raccontato in diretta, Gagliardini che fuori dal campo, Suso a distribuire il pallone all'interno dei 16 metri avversari, la rincorsa del numero 8 del Milan, grande patema d'animo nell'area di rigore nell'azzurra, parte il cross di Suso, saltano in molti, Handanovic con la manone a sinistra a rinviare Eder che potrebbe andare in contropiede, chiama il pallone Icardi, la sfera è centrale su Candreva di petto proprio per Icardi che la mantiene sui piedi, è partito a destra Eder, imbeccato da Candreva, 2 contro 1, attenzione Candreva, Icardi in mezzo, parte il traversone sbagliato di Candreva, recupera il Milan, recupera Eder col pallone tra i piedi, adesso poi c'è un tocco con le mani dell'ex attaccante di Frosinone Sandori, e quindi il direttore di gara che comanda il calcio di punizione in favore del Milan, siamo al 45esimo, si gioca il 45esimo, ancora cambi ordinati da Stefano Pioli. Sì, sta per entrare Biabiani, l'avevi preannunciato questo cambio, vediamo al posto di chi, anche se il pallone, vediamo, no, è stato rimesso in gioco, quindi la Milan che manovra a centrocampo con Locatelli. Il lancio di Locatelli per la Padula, Miranda in anticipo, alle sue spalle l'ex pescarese, forse commette fallo, il pallone che finisce fuori, l'ultimo a entrarvi in contatto è stato De Sciglio, vediamo se sarà una rimessa laterale o se un calcio di punizione in favore dell'Inter, nel frattempo Biabiani è pronto ad entrare
entrare sul terreno di gioco mentre rimane a terra per un colpo al polpaccio sinistro Nagatomo, il giapponese Nagatomo, è l'arbitro, ovviamente deve andare a verificare le condizioni del giocatore nerazzurro. Siamo al 44esimo e 50 secondi, sta per scadere il tempo regolamentare, ci sarà comunque da recuperare. Beh sì, sicuramente intanto Biaveni, diciamo? Beh sì, almeno 4 minuti sicuramente, anche perché l'arbitro, ci sono state delle perdite di tempo da parte dell'Inter, l'arbitro più volte 5 minuti di recupero. Ora ci procederà al cambio che avevamo preannunciato. Biaviani sta per fare il suo ingresso nel rettangolo di gioco, mentre Nagatomo, sì, 5 e mezzo, Nagatomo si è rialzato ed esce Candreva. Esce Candreva esausto, Candreva l'autore del gol che ha sbloccato la partita. L'Inter al 36esimo del primo tempo, il lob del esterno destro di Stefano Pioli che ha beffato Gigio Donnarumma, poi comunque Candreva autore di un'ottima prestazione anche in chiave di interdizione sul lato di competenza, ha dovuto far fronte ad un Milan che da quella parte attaccava con un De Lofeo assolutamente scatenato nella prima frazione della sfida. Intanto calcio di punizione, crediamo in favore dell'Inter, vedremo se sarà così o semplice rimessa laterale. Continuano a perdere tempo gli uomini di Stefano Pioli, l'arbitro che guarda il cronometro e dice tanto io recupero tutto, 5 minuti di recupero, però c'è stata una sostituzione e ancora non si è ripreso a giocare. Io ho idea che si andrà avanti perlomeno fino al 52esimo. Beh almeno sì, probabilmente alla stessa, anche perché osserva l'arbitro con fare abbastanza severo per queste perdite di tempo. In questo momento c'è un fallo laterale che viene assegnato al Milan nonostante Eder protestasse, probabilmente potrebbe essere anche una sorta, non diciamo di, nel dubbio ha dato secondo me il fallo laterale al Milan. Intanto il Milan che manovra all'altezza del limite della sua area di rigore, Romagnoli costretto a spostarsi nella zona di terzino sinistro a rilanciare lungo in profondità, Bacca la caccia del pallone, Murillo su di lui, Bacca da terra addirittura prova a girare un pallone difficilissimo, Miranda sulla traiettoria la respinge in maniera però assolutamente imprecisa restituendola al numero 70 del Milan. Chiediamo scusa a Romagnoli che si incarica adesso di guidare l'impostazione della formazione rossonera. Sulla destra capitano De Sciglio ammortizza il pallone sullo scarpino, poi lancia in verticale Suso abbastanza lento, il numero 8, la sfera finisce fuori dal campo e l'Inter ovviamente riesce a recuperare praticamente con Miranda che viene applaudito perché ha scortato il pallone. Era una situazione che poteva diventare difficile per la retroguardia neroazzurra, lì si è vista l'esperienza del giocatore brasiliano nonostante proprio pochi minuti prima avesse commesso un errore in fase di rinvio, ma intanto appunto il rinvio viene assegnato ad Andanovic. Siamo al 48esimo, l'Inter conduce 2-1 su Milan. È una fase della partita cruciale, ovviamente il Milan prova a spendere le ultime energie nel tentativo di trovare il gol del pareggio, ci prova ancora la squadra di Vincenzo Montella. In mezzo al campo lotta Locatelli, Mati Fernandez vince un rimpallo, se ne va Locatelli a sinistra, viene falciato, Gagliardini ammonito. Eh sì, Gagliardini quindi ammonito per questo fallo piuttosto plateale all'indirizzo del numero 73, è ancora un calcio di punizione. Molto anche in questa posizione sicuramente ci sarà una traversione, diciamo che Gagliardini voleva intervenire sul pallone ma è stato anticipato nettamente da Souso che è riuscito ad andare a portare avanti il pallone nel settore di sinistra e allora Gagliardini non ha frenato il pallone. Intanto calcio di punizione per il Milan, se ne caricherà Suso da sinistra con l'interno del piede sinistro, la traiettoria d'uscire rispetto alla porta difesa da Andanovic, parte il traversone in mezzo, salto di molti, Zapata molle, è lenta la corsa del pallone verso le braccia sicurissime di Savino Andanovic che lo fa su all'interno dell'area piccola, anche se perde tempo e deve stare attento il portiere nerazzurro perché è stato già ammonito, quindi in effetti potrebbe addirittura arrivare il doppio cartellino giallo. Intanto il pallone che viene portato in avanti da Condogbia, il lancio in profondità è per Icardi che prova ad andarsene, cioè su di lui De Sciglio recupera la posizione, il numero 9 prova a cercare un compagno sbarcato, ne trova uno in eterna questi, poi a Condogbia, certamente Gagliardi finge di andare a destra, poi dalla parte opposta con la punta del piede Icardi e Biaviani che tengono il pallone in campo, uno dei due però è in fuorigioco, si tratta di Icardi, l'arbitro che tra le proteste del pubblico di Feriterista comanda il calcio di punizione in favore del Milan. Sì, in questo caso c'è stato un altro errore di ingenuità per quanto riguarda l'Inter, anche se si lotta a centrocampo con Nagatomo, un vero e proprio duello con Locatelli, Locatelli se ne va via, non è fallo. Sì, se ne va via, non è fallo, però
fase selvaggia della partita, calcione di Locatelli, ammonito. Sì, Nagatomo è stato falciato, probabilmente c'era stato un contatto fra i due sul settore di destra, c'era stato un contatto fra i due giocatori, è un fallo che non era stato ravvisato praticamente in questo contrasto. Locatelli era andato via, poi Nagatomo era rinvenuto, era riuscito a strappargli il pallone, fallo di frustrazione, giusto il cartellino giallo da parte di Orsato, che sta arbitrando, sta continuando ad arbitrare molto ma molto bene, sta soprattutto sedando gli animi delle squadre. Ricordiamo che siamo giunti al 50° minuto, in teoria dovrebbero quasi essere scaduti i minuti di recupero, mancano 10 secondi, ma probabilmente si andrà avanti perché appunto ci sono state perdite di tempo, ci sono stati falli, le ammonizioni, insomma ora sembra che sta ritornando la calma, anche se De Lofeo allontana il pallone con un gesto di stizza. Intanto calcio di punizione per l'Inter. Calcio di punizione dell'Inter con Gagliardini che chiede dammi il pallone, Miranda che lo spinge, dice vai via di qua, adesso questa palla la lancio il più lontano possibile, perché evidentemente la difesa dell'Inter non vuole più soffrire nel corso di questi ultimi minuti, secondi. È già scaduto da 20 secondi, quindi anzi andrà avanti. L'Inter è in vantaggio per 2-1, manca pochissimo alla fine della partita, francamente a questo punto però non sappiamo quanto, visto che di tempo se l'è perso moltissimo. Eder al limite, attenzione, Biabiani salta un avversario, entra in area, destro, pallone sul fondo. Divora il pallone di Biabiani, che avrebbe messo il punto esclamativo sul derby. Sì, aveva fatto molto bene questo pallone, era stato opporto molto bene, era riuscito ad agguantare proprio all'interno dell'area di rigore, si era liberato per calciare sul destro, alzato troppo la sfera. Intanto il Milan che potrebbe dare via all'ultimo assalto con Donnarumma, il rinvio lungo. Il 51esimo e 10 secondi, l'Inter che conduce per 2-1, il Milan che attacca, il pallone che schizza sui piedi di Gagliardini, lo allontana quest'ultimo, lo insegue De Sciglio, lo tocca De Lofeo per Esoso, è partito De Lofeo sulla corsia di destra, ha messo il pallone accanto allo scarpino, punta agli avversari, Nagatomo che lo insegue e gli concede il tiro dalla bandierina. E ci sarà un calcio d'angolo, mentre vanno tutti d'Orsato, verrà battuto, vanno tutti d'Orsato, i giocatori di Tadiglia è finita, è Orsato che fa cenno di no, tempo se l'è perso e ora si continua a giocare. Suso da destra, anche Donnarumma in area di rigore. Donnarumma in area di rigore, parte il traverso del colpo di testa, le terze, il secondo palo, rete! La rete del Milan, vediamo, sì! Ha pareggiato il Milan! Ha pareggiato Zapata! All'ultimo secondo! All'ultimo respiro! È successo qualcosa di incredibile, gentili ascoltatori! Ha pareggiato il Milan! Il pallone che ha baciato la traversa e si è perso alle spalle di Samir Handanovic dopo un tocco di testa, dopo il calcio d'angolo ha battuto, la partita è finita, ed è finita 2-2. Derby semplicemente pazzesco, derby semplicemente entusiasmante, il primo derby made in China, è veramente un thriller che non termina mai, ed è invece finito all'ultimo secondo, all'ultimo pallone, all'ultima spizzata, quella decisiva di Zapata che ha messo alle spalle di Samir Handanovic. I giocatori del Milan fanno festa in campo, a capochino escono dal terreno di gioco gli uomini di Stefano Pioli. È un'occasione persa per l'Inter che ormai pregustava questa vittoria, questo sorpasso da parte del sorpasso ai danni della Milan, ma in effetti Francesco è stato praticamente la fotocopia del derby d'andata, proprio allora all'ultimo assalto Perisic aveva messo il pallone dentro quando il Milan stava festeggiando, in questo caso a parte inavvertite è stato Zapata che su un calcio d'angolo rocambolesco, addirittura c'era Donnarumma, si era capito che era quella l'ultima azione, è riuscito a infilare dentro il pallone. Alla fine sicuramente l'Inter esce deluso perché le sue posizioni di classifica sono abbastanza, rimangono al settimo posto nero azzurro, intanto dei tifosi che vanno a festeggiare proprio i giocatori del Milan, in particolare Donnarumma, sono entrati sul terreno di gioco. Diciamo che alla fine il risultato possiamo dire sia un risultato giusto per quello che si è visto in campo. Sì, è stato un derby appassionante, gentili ascoltatori, lo abbiamo seguito anche se con una certa difficoltà, dobbiamo dire, fino al termine, ma è stato un derby che ha regalato emozioni incredibili che difficilmente avevamo vissuto nel corso di questa stagione per una partita di campionato così seguita come un derby di Milano. Nel primo tempo in vantaggio l'Inter, prima Candreva, poi Maurizio Icardi alla prima marcatura nella stracittadina di
di Milano, poi nel secondo tempo, quando tutto sembrava perso, a 7 dalla fine Romagnoli, e all'ultimo secondo, al 53esimo di fatto Zapata a mettere alle spalle di Sabir Handanovic nel mezzo. Sono successe tantissime cose, azioni da gol da una parte e dall'altra, tasso emotivo, tecnico, tattico e agonistico elevatissimo nel corso di tutta la partita, di tutta la sfida, con tanto di ammonizioni combinate da una parte e dall'altra dal direttore di gara. Perfetto il signor Orsato della sezione di Schio, è finita 2-2. A me non resta che ringraziare, gentili ascoltatori, per la preziosa collaborazione tecnica, Danilo Ambre e Daniele Bulgarini per i più che mai interventi opportuni, accanto a me in postazione cronaca Umberto Vallone, Francesco Repice, nel ribadirvi che Inter e Milan hanno pareggiato per 2-2 nell'anticipo della 32esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Aura a tutti i radioascoltatori, una felice Pasqua.